Ok, buon pomeriggio a tutti e benvenuti. Siamo in questo momento circa più di 300 utenti connessi e benvenuti quindi al webinar informativo e formativo del progetto Ripartiamo in Sicurezza, che è un progetto promosso dalla Camera di Commercio di Brescia con il supporto del CSMT, Polo Tecnologico. Io sono Gabriele Zanetti del CSMT e farò una breve introduzione su quello che avverrà oggi in termini tecnici. Quindi avremo alcuni professionisti che interverranno, come vedete nella schermata sul vostro schermo. Il webinar, tecnicamente, voi potete fare delle domande in qualsiasi momento nella chat sulla vostra destra, immagino, dello schermo. Potete inviare delle domande rispetto ai temi che in quel momento si stanno affrontando, anche altri temi. Alla fine della presentazione di ogni singolo relatore, verranno poste alcune delle domande, verranno lette e verranno poste risposte immediatamente. Qualora delle domande non fossero evase alla fine della singola relazione, ne parleremo alla fine del webinar in una parte di domande e risposta aperta, una specie di tavola a cui parteciperemo tutti, e qui mi invito a rimanere perché se avete delle domande potranno essere poste lì. L'incontro verrà registrato, quindi questo webinar, il video verrà poi messo sul sito della Camera di Commercio e sul canale YouTube del CSMT, saranno a disposizione per tutti. Queste sono domande, le informazioni tecniche necessarie per poter fruire in maniera migliore del webinar, quindi vi invito a essere attivi, proattivi, se avete delle domande fatele, siamo qua apposta per potervi rispondere. Lascio quindi la parola all'introduzione del Presidente Roberto Saccone, che farà l'introduzione ai lavori della giornata. Prego. Grazie ingegnere, grazie a tutti per la vostra presenza, benvenuti. Come avete sentito, abbiamo una presenza nutritissima, oltre 300 persone, quindi sono soddisfatto. Penso che la Camera di Commercio abbia ben interpretato i fabbisogni, le esigenze delle nostre imprese, immaginando questa iniziativa. Ringrazio i relatori di altissima qualità che si succederanno nelle prossime ore con degli interventi molto importanti, molto qualificati e ovviamente ringrazio il CSMT, l'ingegner Trichilo che ne è presidente, per come ha reagito rapidamente con grande efficienza e credo con grande qualità alla proposta della Camera di Commercio di realizzare questo progetto. Uso il termine progetto non casualmente perché di progetto si tratta, in realtà oggi è soltanto la prima fase di un'idea più ampia e che avrà un seguito. Quindi oggi è il primo passo che si compie con un evento formativo, qui ne seguiranno altri. Il prossimo passo sarà quello, ovviamente, come ha già detto l'ingegner Zanetti, di mettere tutto il materiale che vedrete a disposizione sul sito della Camera. Ma accanto a questo materiale sarà tenuto aggiornato nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, quando verosimilmente potranno, in occasione di nuovi decreti o ordinanze, prendere corpo protocolli nuovi o diversi o comunque con modifiche rispetto a quelli di riferimento. Anche il quadro legislativo potrebbe subire cambiamenti, quindi la Camera assicurerà nelle prossime settimane un continuo aggiornamento, quindi il mio invito a tutti voi è periodicamente di verificare sul nostro sito se ci sono novità e comunque se avete informazione di ciò potete probabilmente trovare tutto sul sito. Il CSMT ha poi garantito, e questa è la terza fase del progetto, un supporto successivo, quindi laddove qualcuno di voi avrà la necessità di approfondire, di chiarire, di avere qualche suggerimento o comunque qualche sostegno, il CSMT è a vostra disposizione insieme ai professionisti che sono stati che sono con noi oggi in questa occasione. Anche dirvi
di loro e del CSMT troverete i riferimenti nelle slide e nel materiale che verrà posto sul sito. Da ultimo, ma soltanto perché è in ordine di tempo l'ultima fase, annuncio qua che la Camera di Commercio stanzierà delle cifre importanti con dei bandi appositi, un bando apposito che per semplicità chiamo bando sanificazione, ma che in realtà coprirà parzialmente, sarà un contributo a copertura dei costi che le vostre imprese dovranno sostenere per l'acquisizione di tutti i materiali che saranno necessari per essere coerenti con le disposizioni del protocollo. Quindi dai termoscanner alle mascherine, a tutto ciò di cui avremo bisogno per in occasione della ripartenza delle nostre attività, la Camera di Commercio insieme a Regione Lombardia preparerà un bando, un progetto di questi giorni che sarà pronto nelle prossime settimane, ma sarà retroattivo, quindi le spese che farete prossimamente saranno comunque, entreranno comunque nella possibilità di essere rimborsate. Questo bando vi consentirà di alleggerire le spese che tutti noi dovremo affrontare per la ripresa. Una ripresa che aspettiamo ormai da settimane con grande tensione, con grande anche preoccupazione, ma anche con grande spirito costruttivo, con voglia di ricominciare, perché ahimè nella vita economica e nella vita delle imprese situazioni difficili come queste si sono sempre verificate, questa lo è particolarmente, ma non sarà né la prima né l'ultima, le abbiamo sempre superate e le supereremo ancora. In questo senso tutto quello che la Camera di Commercio potrà fare per aiutare le imprese, state certi che sarà nei nostri pensieri e nelle nostre iniziative. Detto questo, un buon lavoro a tutti e grazie ancora per la vostra presenza. Buona giornata. Pronto? Sì, scusate. Passare la parola al Presidente Trichilo del CSMT, che farà l'introduzione sulle attività che svolgeremo. Prego. Allora, sì, signori e signori, buon pomeriggio a tutti. Mi associo anche al Presidente Roberto Saccone nell'apprezzare appunto questa presenza così numerosa a questo incontro che vuole essere sì di informazione, ma al contempo anche di formazione. E la domanda: perché questo progetto? Questo progetto è perché siamo tutti consapevoli che stiamo affrontando una minaccia nuova per pericolosità e anche per impatto, no? Che, come ha detto anche il Presidente prima, l'uomo, almeno dalla seconda guerra ad oggi, le nostre generazioni non hanno mai dovuto affrontare in maniera così importante. E ora, dopo circa due mesi di confinamento, di lockdown, come viene detto, dobbiamo intraprendere la strada della fase 2, cioè della ripartenza. E siamo consapevoli che questa strada, che richiede la convivenza, lasciatemi dire, in campo aperto con il virus, che è un nemico invisibile e per certi versi ancora non del tutto conosciuto, anzi direi abbastanza sconosciuto, e presenta quindi gradi di complessità e difficoltà molto elevati, anche perché giustamente vogliamo da un lato certo ripartire, siamo tutti mossi, spinti da questo desiderio forte, per mille motivi, no? Economici, sociali, ma ovviamente lo vogliamo fare in sicurezza. Ma è anche vero che, essendo la nostra prima esperienza di questo tipo di natura, no? questa minaccia batteriologica, ma per far questo non possiamo beneficiare di riferimenti o paragoni con esempi già visti prima, no? Che potrebbero per certi versi anche aiutarci. E
E quindi questa situazione, quindi, tra l'altro, non è, lasciatemi dire, solo nuova, ma, come dicevo, è anche complessa, perché presenta molteplici incognite o campi da dover affrontare: il campo sanitario, il campo giuridico, l'organizzazione del lavoro, e poi c'è il problema della privacy, e quindi, tra l'altro, coinvolge la sfera lavorativa, la sfera privata, la sfera sociale. E di fatto quello che volevo dire è che proprio per la presenza di tutte queste incognite, se queste non sono, direi, ben gestite, armonizzate, ma direi gestite in maniera forte, potrebbero farci ricadere anche in una situazione addirittura peggiore di quella da cui stiamo uscendo. Ed è allora che in questi casi, come quasi fosse, lasciatemi dire, una specie di contromisura istintiva di sopravvivenza, no? Che si richiede la necessità di fare squadra, di riunirci, di metterci a confronto. Si richiede anche quindi un approccio di sistema, un approccio interdisciplinare che veda, cioè messi a fattor comune, no, il contributo da parte di diverse professionalità e diversi esperti. Ecco allora che sono invitato dalla Camera di Commercio e, dicevo, entra in campo il CSMT, e di questo ringrazio la Camera per averci coinvolto in questo così importante progetto. Il CSMT, che è il Polo Tecnologico di Brescia, cioè una società a capitale misto pubblico e privato, tra l'altro senza scopo di lucro, che è al servizio del territorio e che ha per missione l'innovazione e il trasferimento tecnologico. Tra l'altro, per far questo, abbiamo anche aperto di recente una sede a Gardone Valtrompi, all'Officina Liberty, proprio per fare innovazione e trasferimento. In sintesi, il CSMT è esperto nel gestire la complessità e il rischio derivante dal nuovo, quello che il virus di fatto ci sta ponendo di fronte. A questo punto il CSMT quindi cosa fa? Chiama a raccolta i professionisti di varie discipline. Giustamente a questo punto parte chiamando l'avvocato penalista, jus laborista, un esperto quindi del diritto del lavoro, l'avvocato Sergio Ambrosio, che parlerà subito dopo di me e che ci aiuterà a capire meglio le prescrizioni e le implicazioni conseguenti, no? Che sono riportate nei vari decreti e protocolli. Abbiamo anche commentato che chiaramente non sempre cristallini e che quindi necessitano di essere diciamo decodificati dove necessario e poi spiegati. Sarà quindi la volta a seguire del dottor Aldo Pallisano, esperto di medicina del lavoro, talmente esperto che è anche presidente addirittura dell'associazione Medici del Lavoro, che ci farà capire un po' meglio cosa è questo Covid-19, come si combatte e qual è il ruolo del medico del lavoro in questa esperienza. Poi sarà il turno dell'esperto della sicurezza, come è giusto che sia. Quindi l'ingegner Livio Simone, dello studio PAS, che ha una pluriennale esperienza di RSPP, che ci farà esempi semplici, chiari, no? Su come ottemperare, rispettare le varie prescrizioni. Quindi vi presenteremo, e qui mi farà piacere presentarvi una novità che è una grossa azienda americana che è esperta di welfare e di formazione, si chiama Maximus, che ha aperto di recente in Italia, che quindi non è nota ai più, e che è qui rappresentata dal program manager Marco Frangione, che ci presenterà un tutorial. Praticamente un tutorial è un corso di formazione per informare e formare i nostri collaboratori. Infine, tramite il nostro ingegner Gabriele Zanetti, appunto del CSMT, che è quello che è appunto l'ingegnere che modera il webinar, vi daremo un contributo su quali sono alcuni esempi di soluzioni tecnologiche, no? Sia a livello, diciamo, per poter misurare la temperatura e il termoscanner e per mantenere le distanze di sicurezza in ambienti di lavoro. Tutto questo sarà fatto seguendo un approccio diretto, concreto, e almeno l'intenzione nostra è proprio essere pratici. Così che ognuno di voi, la grande, la media, la piccola azienda, l'artigiano o il commerciante, possa tornare a casa con una consapevolezza maggiore su cosa occorre fare e soprattutto
con esempi di come farlo in modo chiaro e immediato. Questo è quello che ci ha proprio che ci ha mosso. Questo è stato lo scopo con cui abbiamo impostato questo webinar e di come intenderemmo continuare a supportarvi anche in seguito. Infatti, dopo il webinar riceverete, come diceva anche prima, anticipava anche prima il presidente Saccone, riceverete il materiale che vi è stato illustrato e che sarà nostra cura mantenere aggiornato in futuro in funzione dell'evoluzione della situazione, di eventuali nuovi decreti, protocolli e tutto quello che dovesse e che sicuramente uscirà. L'iniziativa, infatti, tra l'altro, prevede poi dopo anche una fase 3, dicevo appunto, una fase di supporto on site, cioè presso di voi, cioè presso in modo tale che vi supportiamo nell'attuazione di queste delle varie misure che sono necessarie, no? Per poter rispettare le normative vigenti. CSMT, quindi, con la collaborazione dei professionisti qui presenti o altri che dovessero rendersi necessari, e anche grazie ai contributi camerali che prima ha anticipato il presidente Saccone, vi supporterà nell'implementazione delle procedure di sicurezza aziendale, per l'introduzione di dispositivi, le apparecchiature specifiche o l'eventuale revisione dei meccanismi di organizzazione del lavoro, perché si richiede dove necessario anche questo. Quindi, e poi alla fine di tutta questa, diciamo, fase di, che io chiamo di execution, c'è chiaramente un momento di verifica collegiale tutti insieme per andare a vedere se abbiamo attuato tutto quello che ci eravamo detti e scritto. Operare sul campo e contribuire al cambiamento tecnologico e culturale, tra l'altro, è proprio la missione che ci piace fare e quello che CSMT fa. Spero quindi di essere stato chiaro nell'illustrare il progetto, ma soprattutto nell'essere riuscito a trasmettervi lo spirito, lasciatemi dire, di responsabilità, di collaborazione e di supporto che, diciamo, che ci ha mosso nel proporlo e che ci guiderà nell'implementarlo. Questo quindi per trasmettervi che il webinar di oggi è solo l'inizio, come diceva anche il presidente Saccone, di un percorso che ha chiamato giustamente progetto e che vogliamo fare insieme a voi, accompagnandovi quindi in questa nuova e delicata fase che, ripeto, richiede particolare attenzione. Ma sono sicuro che una sempre maggiore consapevolezza e questa condivisione che oggi stiamo facendo, che questa è una condivisione allargata, bellissima, straordinaria, riusciremo a gestire in modo positivo. Ora, prima di chiudere, solo un secondo, volevo fare una riflessione insieme a voi. La riflessione è questa, che sono convinto che se facciamo tesoro di questa, diciamo, tutta questa difficile e drammatica esperienza, facciamo di necessità virtù, come siamo abituati a fare, ne potremo uscire addirittura migliori e più forti. Perché sicuramente sarà un valore acquisito la maggiore dimestichezza, ad esempio, che abbiamo con le tecnologie digitali, che fino a ieri erano il patrimonio di pochi. Oggi tutti siamo stati costretti, in un verso o nell'altro, a dover saper usare il computer, collegarci, usare le piattaforme. No? E in più vediamo anche l'importanza dell'introduzione del digitale, no? All'interno delle aziende, che già con il 4.0 c'erano state introdotte. Un altro valore che abbiamo imparato in questi giorni è lo smart working, che fino a ieri era semplicemente degli esempi, no? Di esempi sporadici di applicati, ma non in maniera continuativa. Abbiamo visto che può essere invece efficace e flessibile, e quindi anche questo è un valore di cui potremmo far tesoro anche dopo. Un altro valore, consentitemi, è la maggiore sensibilità alla sicurezza, ma non solo a livello individuale, questo è un valore aggiunto, anche a livello di collettività. Ci siamo quindi resi conto dell'impatto che ognuno di noi ha nei confronti degli altri. E tutto questo ci porterà a raggiungere, direi, un più alto senso civico e di rispetto delle regole, che, lasciatemi dire, non è mai stato il grande punto di forza di noi italiani. In sintesi, quindi, e chiudo, possiamo dire che la consapevolezza su quello che io chiamerei l'interrelazionalità dei nostri comportamenti, cioè dell'effetto che le nostre azioni possono avere sugli altri, è e sarà una conquista straordinaria, che potrà, consentitemelo, favorire anche un equilibrio maggiore, un approccio più sostenibile
perché essere sostenibili conviene e consentirà una qualità migliore del lavoro, della vita stessa. E di tutto questo, lasciatemi dire ancora questo, sono sicuro, ci ringrazierà anche Madre Natura. Bene, allora, io detto questo, grazie per aver ascoltato anche questa riflessione finale, io vi lascio e entriamo nel cuore, lascio la parola agli altri professionisti per entrare proprio nel cuore del mondo. Grazie a voi. Grazie mille, grazie Presidente Saccone, grazie Presidente Trichilo per questa introduzione. Quindi adesso diamo effettivamente il via ai lavori con i relatori. Vedo che ci sono già alcune domande nella parte, nella chat, quindi gli altri relatori possono dare un'occhiata e eventualmente durante il loro intervento considerare di parlare anche di quei punti che vengono chiesti. Adesso ci sono due o tre domande già iniziate. Il primo relatore sarà l'avvocato Ambrosio, che perfetto, ha già preso, che già vedo che ha condiviso la webcam, quindi le lascio la parola. Buongiorno a tutti, ringrazio l'ingegner Saccone e l'ingegner Trichilo per avermi coinvolto in questo importante progetto e spero con il mio contributo di offrire un sostegno a tutte le imprese che in questo momento si trovano a riprendere la propria attività lavorativa in un momento così difficile che è già sicuramente segnato da problematiche di carattere, direi proprio imprenditoriale ed economico, che devono essere però necessariamente coniugate con la tutela della salute dei lavoratori addetti. E so che è già difficile affrontare il tema della sicurezza perché la normativa è sempre piuttosto complessa. Lo è ancora di più in questo momento perché accanto alle norme tradizionali che governano la materia della sicurezza sui luoghi di lavoro sono state recentemente emanate delle ulteriori disposizioni e queste disposizioni è un po' difficile, devo dire, armonizzarle con il contesto. Quindi il mio contributo di oggi è proprio quello di darvi dei suggerimenti e delle linee guida per armonizzare quei dettami attuali di oggi con in generale, direi, la disciplina sulla sicurezza e sui luoghi di lavoro, perché non sia tralasciato nulla di quello che è fondamentale. Questa armonizzazione ci è consentita da una norma che sta nel codice civile e che è l'articolo 2087, che assegna un ruolo estremamente delicato al datore di lavoro, perché è quello di adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo l'esperienza e la tecnica, sono in grado di tutelare l'integrità fisica dei lavoratori. Questa è una norma di carattere estremamente generale, che però ci serve proprio oggi a dare un significato a quelle raccomandazioni o a quei protocolli che sono stati assunti in forma un po' estemporanea e dovuti alla emergenza sanitaria del momento. Protocolli che ci hanno posto di fronte a una serie di quesiti a cui oggi cerchiamo di aiutarvi a dare risposta. Il primo quesito è: ma io che devo riprendere domani mattina l'attività lavorativa, sono tenuto o meno a fare una nuova valutazione del rischio nella mia azienda? L'imprenditore si sa che in base al testo unico del 2008, che è la Bibbia per noi che ci occupiamo di sicurezza sui luoghi di lavoro, ha l'obbligo di valutare tutti i rischi presenti in azienda e di elaborare un documento di valutazione di questi rischi per adottare tutte le misure conseguentemente necessarie a tutelare l'integrità dei propri dipendenti. Se andiamo a leggere il testo unico del 2008, un obbligo specifico di attuare una revisione del testo unico non ci sarebbe, non sta scritto. Però è altrettanto vero che a partire dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo del 2020 vi è la raccomandazione, come si dice, ad assumere protocolli di sicurezza anticontagio. Quindi io direi che questa necessità è poi anche ribadita nell'ultimo protocollo generale del 24 aprile del 2020 e
quello che è fondamentale è che al di là del nome che noi vogliamo attribuire a questo documento, che sia protocollo, che sia procedura operativa, che sia quello che si vuole, un documento deve essere elaborato. Quindi non mi sento in difficoltà a dire che prima di riprendere l'attività produttiva, o comunque per chi non ha mai fermato l'attività produttiva perché rientrava tra quei codici che potevano lavorare, vige l'obbligo di avere un documento che vediamo oggi come deve essere elaborato questo documento, perché queste raccomandazioni del recente DPCM, quindi di questa normativa che ho definito prima estemporanea da emergenza, deve essere elaborato, si dice, in collaborazione, quindi sensibilizzando le rappresentanze sindacali e in particolar modo i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. E va bene, è un po' una novità, è direi ancora in un momento così delicato un qualcosa che sarà di supporto al datore di lavoro, perché per esempio la consultazione con le rappresentanze sindacali ha già avuto luogo a livello nazionale, perché i protocolli, quello che citavo da ultimo dell'aprile del 2020, sono protocolli che nascono dal confronto anche con tutte le parti sociali. Allora va calato nella propria realtà, va calato quindi nel confronto con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, quindi seguiamo in questo modo le raccomandazioni, ma e qui intervengo io ad armonizzare la nuova normativa con quella esistente. Non dimentichiamoci delle due figure fondamentali della sicurezza sui luoghi di lavoro, che sono il medico competente e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. E oggi voglio proprio, e ho chiesto anche io di, tra virgolette, fare l'intervento per primo, non perché la mia materia sia più importante, ma proprio per dare già la giusta introduzione all'importanza del lavoro che hanno oggi il medico competente e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, perché sono le figure che hanno quindi una competenza tecnica e possono dare un contributo dal punto di vista scientifico che è fondamentale per elaborare quell'insieme di regole e procedure che sono necessarie per riprendere l'attività in sicurezza. Senza questo insieme di regole e procedure non si può ripartire. Regole e procedure che, come ho detto, devono essere raccolte in un documento che a quel punto sarà condiviso, oltre che con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, anche con il medico competente e anche con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il suggerimento che do io a tutti gli operatori è di documentare proprio questa collaborazione, perché un domani non ci sia nessuno che vi possa contestare di non avere e coinvolto nell'elaborazione di queste regole questi soggetti, perché è fondamentale. Quindi, riassumendo, elaborare il documento e coinvolgere, oltre che i soggetti recentemente indicati nel DPCM, anche i soggetti storici, medico competente e responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Questo è il primo passaggio. Il dettaglio delle regole sarà poi sviluppato dagli altri relatori, quindi io su quello non entro nel merito, voglio proprio darvi delle indicazioni su come muovervi operativamente, su come non sentirvi soli in questo momento, sapendo a quali professionisti e a quali figure appoggiarvi per essere sostenuti in questo delicato compito. Secondo passaggio, una volta elaborato questo insieme di regole, ne deve essere fatta la adeguata divulgazione, ossia deve essere curata la formazione di tutti i dipendenti. Qua poi pongo l'accento un po' sulle due categorie, quella dei dipendenti a livello generale e quella dei preposti. E sono due momenti formativi estremamente importanti, adesso capirete il perché. Perché? Partiamo dai preposti. I preposti hanno un ulteriore obbligo, quello di collaborare con il datore di lavoro, soprattutto nelle realtà ovviamente più strutturate, dove ci sono organigrammi aziendali che prevedono appunto queste figure intermedie tra il lavoratore e il datore di lavoro,
a che sia verificata l'attuazione concreta dei protocolli, quindi delle regole che si sono dettate per prevenire o contenere comunque la diffusione del virus. Allora, ovvio che perché il preposto possa collaborare con il datore di lavoro a vigilare sulla concreta attuazione di questi protocolli, è indispensabile che abbia ricevuto una formazione specifica al riguardo, perché se è formato può aiutare, se non è formato non aiuta in nulla. Altro tema fondamentale, la formazione del dipendente. C'è una norma che è stata introdotta per la prima volta nel 2008 dal testo unico in materia di sicurezza, che è quella che, devo dire, è forse la più innovativa rispetto a tutte le normative precedenti, in quanto trasforma il lavoratore dal soggetto che è destinatario di un obbligo di sicurezza da parte del datore di lavoro a soggetto che è a sua volta debitore di sicurezza verso gli altri, perché l'articolo 20 del testo unico in materia di sicurezza dice che il lavoratore ha l'obbligo di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sui luoghi di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni. Quando generalmente facciamo i corsi di formazione e informazione, sì, ci sono alcuni esempi tipici di questo obbligo di sicurezza del lavoratore, ma direi che mai come in questo momento mi vengono in mente degli obblighi specifici per i lavoratori, e dico quali. L'uso della mascherina. Se abbiamo nei nostri protocolli individuato l'uso della mascherina perché serve a proteggere i colleghi di lavoro, evidentemente il lavoratore che non stia indossando la mascherina una volta tanto non sta proteggendo, omettendo di proteggere sé dal rischio, per esempio, delle polveri presenti in ambienti di lavoro o quant'altro, ma sta creando una possibile diffusione del virus nell'ambiente di lavoro. Quindi con la sua omissione, l'aver omesso di indossare la mascherina, sta creando una situazione di pericolo per gli altri lavoratori. E perché dico che è fondamentale fare formazione e divulgazione di queste regole, di questi obblighi a tutti i singoli lavoratori? Perché la giurisprudenza è intervenuta a interpretare questo articolo 20 del testo unico. L'ha interpretato come? Dicendo che questo obbligo a carico del lavoratore, che lo trasforma in debitore di sicurezza verso gli altri, nasce soltanto nel momento in cui lui stesso abbia prima ricevuto un'adeguata formazione. Quindi se non è stato sufficientemente formato non è tenuto ad alcun comportamento così diligente come impone la norma. Allora, e riassumo anche questa seconda parte del mio intervento con due concetti basilari. Dopo aver elaborato il documento e avere la parte prima, cosa fare? Fare formazione a tutti i lavoratori e in modo particolare anche ai preposti, e poi, ultima, documentandola ovviamente, lasciate sempre traccia di tutto quello che fate, perché gli eventuali operatori dell'ATS che fossero deputati a fare un controllo all'interno della vostra impresa trovino già la traccia di tutto il percorso che voi avete seguito, quindi la traccia del percorso dell'elaborazione del documento insieme al medico competente e all'RSPP, la traccia della formazione. Oggi la formazione non è più prevista in aula perché non la possiamo fare in aula, però ci sono tante altre forme di formazione, a parte quella online come quella che stiamo facendo oggi, ma quella direi anche documentale, distribuire, e questo è un suggerimento che mi sento di dare oggi, queste regole elaborate a tutti i lavoratori, raccogliendo la sottoscrizione dei lavoratori in calce al documento per attestare che la formazione ha avuto luogo. Ultimo passaggio, vigilare che dopo che è stata divulgata la formazione, i lavoratori attuino concretamente quelle regole che sono previste, e ancora una volta, o direttamente come nelle realtà più piccole o per il tramite dei preposti nelle realtà più articolate, ma ancora una volta documentando l'attività di vigilanza. E come? Mediante dei rapporti che potrà stendere il preposto, e direi anche non tralasciando eventualmente di fare dei richiami scritti o addirittura anche delle sanzioni laddove il comportamento sia reiterato,
delle sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori che non si attengano al rispetto delle misure previste per la tutela della salute collettiva all'interno del luogo di lavoro. Devo dire che soltanto rispettando questo iter procedimentale, che poi riempiamo di contenuto con l'intervento degli altri professionisti che dopo di me illustreranno ciascuno la propria materia, avremo seguito un percorso che consente nell'immediato di riprendere l'attività lavorativa, evitando anche sanzioni di carattere amministrativo, perché nel DPCM del 24 aprile è specificamente indicato che l'attività lavorativa può essere sospesa laddove non siano poste in atto queste misure. Ma direi, andando anche oltre, eviteremmo le sanzioni di natura penale per aver violato le norme del testo unico. Faccio un esempio per tutti: la omessa formazione e informazione ai dipendenti è sanzionata penalmente dall'articolo 55 del testo unico ed è sanzionato con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da circa 1.500 a 6.000 e oltre e tanti euro. E ancor di più, andando a pensare al futuro, cosa che a me preoccupa, dobbiamo evitare il coinvolgimento in procedimenti penali per reati connessi alla salute sui luoghi di lavoro o addirittura cause di risarcimento danni che potrebbero essere intentate per chi ritenga di avere contratto questo virus. Ovviamente è da dimostrare nel caso concreto, in occasione della prestazione lavorativa sull'ambiente di lavoro per l'omissione delle cautele e delle misure che dovevano essere adottate. Quindi questo è il percorso che io suggerisco a tutti. Temo di aver già sforato il tempo a mia disposizione, sono pronto a rispondere ad eventuali domande che vorrete rivolgermi e lascerei la parola quindi agli altri professionisti che intervengono dopo di me, ringraziando tutti per l'attenzione. Grazie mille Avvocato Ambrosio, è stato molto chiaro e direi che il suo intervento iniziale è stato assolutamente fondamentale. Ci sono parecchie domande che sono un pochettino più tecniche, quindi saranno forse più interessanti per l'ingegner Simoni e alcune per il dottor Parligiano. Ci sono un paio di domande però che secondo me sono per lei, in particolare alcune, c'è un po' di confusione diciamo con la sequenza di protocolli che sono usciti, nel senso il primo protocollo del 14 marzo, poi c'è stato un altro protocollo di aprile, che ha iniziato a lavorare, alcuni hanno iniziato ad adeguarsi il protocollo di marzo, poi sono stati gli aggiornamenti eccetera, come devono comportarsi fondamentalmente? C'è chi chiede, fa fede solo l'ultimo, c'è chi chiede se l'ho fatto per il primo, può valere, posso ottenere buono il lavoro oppure no? Allora, sì, uno dei suggerimenti, bisogna documentare direi tutto quello che abbiamo fatto da febbraio ad oggi, cioè da quello che è uscito nell'ambito del primo protocollo e che ci ha portato ad attivarci, lo registriamo e lo documentiamo per come è possibile farlo, anche appunto raccogliendo la sottoscrizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che ha visto per esempio la divulgazione in azienda di certe norme di comportamento, anche quelle igieniche che saranno state adottate ovviamente nell'immediato. Devo dire che il susseguirsi di queste normative pone in imbarazzo persino noi, quindi non mi stupisco che l'operatore oggi si trovi in qualche difficoltà. Quel che è certo è che non è che quello che è stato fatto non va più bene, no, quello che è stato fatto è servito e va bene. Può esserci la necessità di integrarlo con quello che viene previsto dai decreti successivi, quindi anzi oserei dire oggi è un primo passo che facciamo anche noi stessi siamo stati chiamati a collaborare in questo progetto. L'hanno detto prima nella presentazione sia l'ingegner Saccone che l'ingegner Trichilo, non si chiude qui. Noi oggi vi diamo un primo input, avrete bisogno di ulteriori aggiornamenti e magari anche di ulteriori confronti, perché va bene quello che avete fatto, ribadisco, il nuovo protocollo devo dire che recepisce già quello che erano le indicazioni dei protocolli precedenti e aggiunge qualche cosa, quindi adeguarsi aggiungendo va benissimo e ribadisco, a breve troveremo ancora nuove linee perché
non è neanche una materia nota dal punto di vista sanitario, quindi non voglio sconfinare nel campo di altri professionisti, è ovvio che quando la scienza darà ulteriori indicazioni, noi che operiamo nel mondo giuridico, prima di me il legislatore e noi come consulenti e poi alle imprese, recepiremo quello che darà come contributo innovativo la scienza medica e adotteremo ancora nuovi suggerimenti o chi potrà, perché ha quel ruolo, adotterà anche nuove regole. Spero sia stato chiaro. Perfetto, assolutamente. Le faccio una domanda flash e poi passiamo la parola al dottor Palligiano. La formazione deve essere erogata da un ente accreditato oppure no? No, non è assolutamente necessario che la formazione sia accreditata da sia erogata da un ente accreditato, è sufficiente che sia fatta in azienda, come sempre come viene fatta la formazione, cioè sentendo il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il RSVP e il medico competente, quindi coordinandola con loro, quindi magari prendendo quelle che sono le regole che si vogliono divulgare ai dipendenti, condividerle con medico competente RSVP e soprattutto rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che deve essere sempre comunque consultato in ordine ai programmi di formazione all'interno dell'azienda, e può essere fatta benissimo anche dallo stesso datore di lavoro. Perfetto, chiarissimo. La ringrazio. Grazie. Adesso passiamo la parola al dottor Palligiano, che invito a condividere lo schermo in modo che possiamo condividerlo con il resto degli auditori. Il dottor Palligiano, come abbiamo nominato all'inizio, è presidente dell'Associazione Medici del Lavoro, quindi avremo da lui alcune informazioni più di dettaglio. Eccolo, a lei la parola. Ok, buongiorno signori, grazie dell'invito che mi è stato fatto dal presidente Saccone e dal presidente Trichino. Grazie all'avvocato Ambrosio per l'assist splendido che mi ha fatto, perché in effetti ha già evidenziato che questa è una materia assolutamente in divenire. Tante delle cose quest'oggi probabilmente fra qualche giorno avranno preso già una piega del tutto diversa e quindi in particolare non saranno più valide. Comunque è mio compito anche evidenziare evidentemente quali. Come appare, io sono uno specialista in medicina del lavoro e sono in rappresentanza dell'Associazione dei Medici del Lavoro della provincia di Brescia. Facciamo prima un excursus rapidissimo. Cos'è il coronavirus? È un virus che penetra nelle vie respiratorie, si diffonde subito nell'estensione verso i polmoni. Il passaggio avviene da individuo a individuo per inalazione, attraverso gli sternuti o colpi di tosse, con le droplets, le goccioline emesse o per contatto con occhi e mucose. Quindi il fattore di rischio è la persona che starnutisce o che tossisce e l'altro vicino, evidentemente, che recepisce. Come si manifesta? Si manifesta con una febbre in genere oltre i 38 gradi, tosse secca, artralgie o quindi dolore di ossa o di articolazioni, perdita muscolare, perdita dell'olfatto o del gusto. In pratica è come una consueta banale influenza. Infatti il coronavirus, che noi conosceremo l'influenza classica, fa parte della famiglia dei coronavirus. Il problema è che quello che è arrivato quest'anno e che è partito dalla Cina alla fine dell'anno scorso è ancora una variante che non era conosciuta e quindi non ha creato tutti i danni che conosciamo. Le complicanze sono la febbre elevata e soprattutto la dispnea, quindi il manca fiato, con la difficoltà nel respirare. Questo manca fiato porta, che si aggrava ovviamente, porta fino all'ospedalizzazione della persona, fino quindi a tutte le complicanze, e questi alla fine finiscono in terapia intensiva. Perché c'è stata tanta elevata diffusione e mortalità? Prima di tutto la facilità nel contagio, quindi da persona a persona, poi per mancanza di idonei anticorpi. Se noi avessimo avuto gli anticorpi, evidentemente, anche se la persona ci sternutiva o tossiva vicino,
cosa che capita molto frequentemente, soprattutto nella stagione, non ci sarebbero stati problemi, o quantomeno il problema si sarebbe risolto nel giro di pochissimo. E soprattutto le elevate complicanze polmonari e vascolari in persone con problematiche. Quindi chi sono i più colpiti, oltre le persone che hanno qualche anno di più? Gli immunodepressi, i cardiopatici, i diabetici e persone con patologie broncopolmonari. Perché ha attecchito principalmente nel nord Italia, o quantomeno è partito da qui e continua a persistere nel nord Italia? Sicuramente per la presenza della maggiore densità abitativa, per il numero degli scambi commerciali, per l'eccessiva aggregazione, lavori concentrati in fabbrica, officine, contro lavori in ambiente aperto, e poi soprattutto in alcune zone è stato ritenuto un fattore di rischio il rito dell'aperitivo. E perché ha colpito più di tutta la Lombardia? Sempre per la maggior densità abitativa di tutta l'Italia, per il maggior numero degli scambi commerciali e all'inizio dei contagi la mancata chiusura al pubblico di manifestazioni. Si sapeva già, stava arrivando, si sapeva che era impossibile fermare il virus con la chiusura dei confini e con la chiusura soprattutto dei voli aerei. Anche chiudere i voli aerei fra l'Italia e la Cina non impediva sicuramente a chi volesse partire dalla Cina e arrivare in Italia e viceversa di andarci. Bastava prendere tutta una serie di scambi nel mondo. E quindi la mancata chiusura al pubblico di manifestazioni sono state ritenute causa di propagazione: la partita di calcio Atalanta-Valencia, la fiera di San Faustino-Brescia, quella di Orzinuovi, concerto di Assago e altre manifestazioni importanti. Poi la gestione che è stata ospedalocentrica in Lombardia, a differenza di altre regioni. Regione Lombardia si è caratterizzata per puntare molto sugli ospedali e le case di cura, però le case di cura in prima battuta non sono state coinvolte, per cui, tanto per non andare lontano, in prima battuta a Brescia solo l'ospedale civile ha fatto da filtro per questa ondata che arrivava, poi si è lasciata coinvolgere anche poliambulanza. Poi ci sono state delle scelte sanitarie discutibili: la mancata chiusura dell'ospedale di Alzano Lombardo, la mancata chiusura dei centri diurni per anziani e per disabili, anzi non la mancata chiusura. I disabili sono stati chiusi e con lettera dell'assessorato è stata imposta la riapertura. L'ospedalizzazione di pazienti Covid positivi nell'RSA, le residenze sanitarie assistite, dove ci sono i nostri nonni, sono stati portati lì delle persone positive. Si voleva che si adottassero delle cautele, sicuramente, però evidentemente così non è stato e il virus ha circolato in maniera molto pesante. E la carenza dei tamponi per il personale sanitario, che è una carenza che persiste tuttora. La diffusione del coronavirus negli ambienti confinati e negli ambienti di lavoro. Come vi ho già accennato, il coronavirus emesso da persona ammalata o portatrice attraverso lo starnuto o la tosse fino a 1,82 metri, quindi teniamo a mente cosa può provocare e soprattutto tenere in mente che la distanza di un metro non è una distanza di assoluta sicurezza. Sicuramente aumentare le distanze fra le persone dal punto di vista sanitario sarebbe molto meglio. Relato quindi direttamente, le particelle sono sospese o viene assimilato per contatto con gli occhi o le mucose. Il virus si deposita sulle superfici ed è abbastanza resistente e può capitare che venga involontariamente toccato con le mani, altrettanto involontariamente portato alla bocca e agli occhi. E da qui se ne deduce una cosa, che più gli spazi sono ristretti, più le persone sono vicine, più si ha abitudine quindi anche di lavorare vicini, più c'è un rischio, così come anche
meno si è igienicamente eccepibili, meno c'è protezione, quindi guanti, mascherine, occhiali, e più rischio aumenta. E proprio il fattore di rischio principale è la condivisione degli spazi, delle attrezzature, degli arredi. Quindi è un fattore di rischio ritenuto il rischio principale. Ora, dal punto di vista sanitario, ci sono le misure di difesa. In primis, le misure igieniche rigorosissime. Cioè, si è detto in tutti i modi e si dirà anche oggi che bisogna assolutamente utilizzare frequentemente il lavaggio con acqua calda per almeno 60 e sapone per almeno 60 secondi. E poi utilizzo frequente di detergenti idroalcolici. L'uso costante delle mascherine. Se tutti usano la mascherina, noi siamo protetti, perché la mascherina chirurgica, che è quella che abbiamo imparato a conoscere tutti in questo periodo, ci difende l'altra persona, perché se tossisco, starnutisco, rimane all'interno della mascherina. Se tutti la utilizzano, evidentemente non c'è problema che il disagio ci sia. Il distanziamento sociale e lavorativo, come detto prima, necessitano di distanze di sicurezza. Infatti sapete benissimo che uno dei grandissimi punti all'ordine del giorno è il trasporto pubblico, dove si ritiene possa essere difficile un distanziamento così importante. L'evitare i luoghi affollati e i luoghi con le scarse condizioni igieniche. Vi è necessità di pulizia costante di tutto quello che si utilizza e di aerare frequentemente i locali di soggiorno e i locali di lavoro. Si ritiene necessaria un'apertura costante e per fortuna il clima ci aiuta o ci aiuterà prossimamente andando incontro alla primavera avanzata e all'estate. Veniamo al ruolo del medico competente, da medico visitatore a consulente globale. Il ruolo del medico competente è riassunto principalmente in due articoli del decreto legislativo 81-2008, il 25 e il 41. Enfatizza il ruolo del medico competente quale figura cardine del sistema sicurezza, non solo per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, ma anche e soprattutto per il ruolo di collaboratore del datore di lavoro e del responsabile del servizio prevenzione e protezione, al fine della valutazione dei rischi e della predisposizione delle misure per la tutela della salute dei lavoratori. Quindi è un consulente. Il medico competente poi esprime i pareri di competenza che vengono che sono in questi giorni, quindi i datori di lavoro con la collaborazione degli RSPP e dei consulenti per la sicurezza stanno redigendo i protocolli aziendali per le misure per contrasto e contenimento della diffusione del coronavirus negli ambienti di lavoro. Il medico competente è quindi a pieno titolo coinvolto nel processo valutativo degli ambienti di lavoro. Da qui l'importanza del sopralluogo. Noi medici competenti in questo periodo stiamo lavorando pochissimo come visite e soprattutto tanto come sopralluoghi, perché direi che è un punto cardine che il medico, ove ovviamente viene coinvolto, vada a vedere gli ambienti di lavoro e soprattutto a verificare che le misure che il datore di lavoro intende attuare siano in rispondenza della legge. Quindi, prima di questa emergenza, il sopralluogo come era fatto? Si valutava gli ambienti di lavorativi, l'utilizzo dei dispositivi di protezione, i nuovi macchinari, la rispondenza degli ambienti di lavoro alle norme di legge. Ora cambia un pochino la visuale. Infatti, il medico competente ai tempi del coronavirus valuta le distanze fra i lavoratori, l'avvenuta pulizia o sanificazione, valuta la tipologia delle modalità di lavoro, la possibilità di smart working, il distanziamento negli spogliatoi nel locale mensa e la introduzione del lavoro a turni e
e di entrata e di uscita sfalsati fra di loro, onde evitare assembramenti alla timbratura in entrata e in uscita. Il senso è questo. L'organizzazione del lavoro. L'organizzazione del lavoro dal punto di vista del medico competente è chiaro che non è il core business del medico competente, non è l'aspetto principale. Infatti il medico si occupa più dell'aspetto igienistico che non di quello produttivo, anche se un medico competente e attento riesce a con entrambe le situazioni ed è per questo che è considerabile un consulente globale. Allora, faccio un riepilogo del punto di vista del medico. Cos'è che si vede? Distanziamento fra le postazioni di lavoro. Le indicazioni sono un metro fra lavoratore e l'altro. I due metri sono di assoluta sicurezza e quindi è da tenere in mente. Postazioni di lavoro non devono essere una di fronte all'altra, che se a uno scappa uno sternuto da cartone animato prende in pieno l'altro, bensì devono essere collocate in montaggi, quindi non banchi una di fronte all'altro, ma separati. Nel caso non si possa rispettare di un metro, facciamo l'esempio, il sollevamento di un gradino di marmo, il sollevamento di un collo pesante per cui bisogna stare per forza affrontati l'uno verso l'altro, vi deve essere l'uso obbligatorio di mascherine ed occhiali. Creare dei percorsi obbligati sia per l'ingresso sia per l'uscita delle persone. Delimitare con strisce o cerchi, quindi la segnaletica orizzontale, le distanze interpersonali. Favorire gli ingressi scaglionati in azienda, negli spogliatoi e nel locale. Ove possibile, prevedere i lavoraturni in due o tre turni e non a turno unico. E quindi di fatto si opera una riduzione della forza lavoro in compresenza. Disincentivare gli assembramenti. Alla macchinetta del caffè ci si va uno alla volta e si porta via la bevanda. Quindi non c'è più la pausa a metà mattina, a metà pomeriggio, che pure era utile sicuramente, interrompeva il ritmo del lavoro. Pensate a tutte le attività con movimenti ripetitivi, quanto fosse. Però c'è l'esigenza che la gente non si trovi tutta insieme, quindi niente caffè collettivo, niente assemblee sindacali, niente formazioni in gruppo, niente festine di compleanno o al rito del pane e salame che si celebra in qualche azienda. Questa non è obbligatoria, però da qualche parte la stanno attuando, per esempio nella provincia di Bergamo che ha redatto un protocollo anche più stringente e prima ancora che ci fosse il protocollo condiviso degli ultimi giorni, le aziende erano state invitate a nominare un preposto addetto Covid che si occupa di controllare l'ottemperanza dei lavoratori alle norme di igiene, quindi che stia attento, che si lavino le mani, la disinfezione con il gel, la pulizia delle attrezzature dei banchi di lavoro, l'uso dei guanti, occhiali e mascherine e che curi il ripristino sia dei dispositivi di protezione sia dei presidi di igiene. Una persona ad hoc che verifichi e stia dietro a questa attività. La situazione che sicuramente ha il maggiore interesse. I test sierologici, quelli sul posto, l'on-site e di laboratorio. L'utilizzo e il significato. Vi faccio una premessa. Quello che dico oggi, forse domani cambierà, però questa è la fotografia all'oggi. Il test sierologico on-site o rapido è una metodica che attualmente non è validata, per questo dico potrebbe cambiare, ottenere una validazione, che consiste nella posizione di una goccia di sangue capillare su un supporto rigido. Se qualcuno ha in casa o ha visto un diabetico, il diabetico si punge il dito e si misura la glicemia. In questo caso, questo test, che ripeto non è validato, identificherebbe o la negatività del test o la eventuale presenza dell'immunoglobulina M, che sta a significare un'infezione in atto, precoce o attiva, e quindi una condizione di pericolo, o la presenza di immunoglobuline G,
condizione di infezione in fase di risoluzione o avvenuta immunizzazione. Due considerazioni subito. Il primo, il limite di questa metodica è la sensibilità. Attualmente stimata la presenza di falsa positività o falsa negatività dell'80%. Significa che un test su 5 non è attendibile. Quindi, se siccome spesso, veramente in maniera giornaliera, più volte al giorno, vengono richiesti questi test, bisogna anche pensare a come gestire. Come su 5 potrebbe essere un test, magari diamo una patente di persona immuno presumibilmente tale a chi non lo è e viceversa. I test su sangue intero invece hanno una sensibilità e specificità superiore al 95%. Altra considerazione che qui non ho scritto ma è importante, è medica ma ha il suo perché. La presenza dell'immunoglobuline G non sempre ci dice che c'è un'avvenuta immunizzazione, perché questo test non ci dice se ci sono anticorpi neutralizzanti e quindi in grado maggiormente di combattere il virus e quindi darci la patente di immuni. Ma immuni per quanto? Noi non lo conosciamo questo virus, quindi noi non sappiamo per quanto tempo, anche se validare il test e dover creare un test che ci dia almeno il 95% di sensibilità e specificità, non sappiamo quanto tempo avremo le persone immuni. Possiamo fare una presupposizione, possiamo pensare che essendo un coronavirus e quindi come le altre influenze, anche se la virulenza non è minimamente paragonabile, ahimè, possiamo pensare che possa essere qualche mese e viviamo nella speranza del vaccino. Passo ulteriore è quello che è partito il 23 di questo mese all'ospedale civile di Brescia e ai principali ospedali della provincia. I test sierologici di laboratorio, questi identificano mediante prelievo di sangue venoso, quindi non è più sangue capillare, sangue venoso, quindi un prelievo vero e proprio, la presenza o meno di immunoglobuline G, quindi la presenza di infezione da almeno e presumibilmente di immunizzazione. E lì vale il discorso di prima. Questi test hanno avuto il via libera dal 23 aprile negli ospedali e solo per alcune persone che sono state contattate direttamente da ATS. Il risultato, almeno per il valore, è di certezza, anche se non ci dice se gli anticorpi se sono neutralizzanti o meno. Una volta reso disponibile a tutti, questo potrà essere un test utilizzabile dalle aziende per stabilire o meno l'immunità dei lavoratori, comunque è di dubbia durata questa immunità, che poi andrà anche confermata con il tampone, perché le immunoglobuline G possono essere presenti precocemente ancora in fase di infezione. Il tampone naso-gola o naso-faringeo è il test che viene effettuato esclusivamente in ambiente ospedaliero o tramite laboratorio autorizzato, ospedaliero in senso un po' largo, può essere anche effettuato nell'RSA per esempio o in comunità con presenza di personale infermieristico. Consente di identificare la fase di infezione attiva e quindi la contagiosità. Il tampone bisogna considerarlo come una fotografia dello stato di salute. Chi ha il coronavirus presenta il tampone positivo. Le persone con il tampone positivo vengono messe in quarantena. La durata prima era 14 giorni. Una delle circolari di pochi giorni fa di Regione Lombardia lo porta dai 14, scritta letteralmente, dai 14 ai 21 o meglio 28 giorni, anche qui, o i 21 e 28, ok? Diciamo che i 28 possono essere considerati di sicurezza. Trascorsi almeno 14 giorni dal tampone positivo e almeno 10 senza i sintomi, il servizio di igiene di ATS provvede a effettuare due tamponi
uno dall'altro. Se l'esito è negativo, la persona è guarita e può riprendere la vita normale, anche lavorativa. Io vi ringrazio, se ci sono quesiti, ovviamente sono qui. Grazie mille, dottore. Grazie mille, dottore. Sì, ci sono parecchi quesiti. Alcuni sono molto puntuali e riferiti a specifiche situazioni, quindi la invito, se lei ha tempo durante l'esposizione dell'ingegner Simoni, a dare un'occhiata alla chat e eventualmente rispondere alle domande in maniera puntuale. Quella che però, ce n'è una che però si è ripetuta parecchie volte da più di una persona, è che capire se il sopralluogo del medico competente che lei ha nominato è obbligatorio e vincolante per la riapertura dell'attività, ed è venuta da diversi tipi di attività. No, non è vincolante, anche perché comunque tutte le aziende si stanno attrezzando per fare un documento, per redigere un documento nel quale scrivono che cosa intendono fare. Sicuramente la presenza del medico competente dà maggiore efficacia e importanza alla situazione, anche perché a volte ci sono situazioni che non vengono viste da chi ci lavora all'interno. Io non a caso ho fatto l'esempio del gradino di marmo sollevato da due persone, perché in un'azienda dove sono andato avevano pensato a tutto ma non si erano resi conto. Ho detto: scusatemi, questo come lo sollevate? È uno di qui e uno di lì. Bene, ci sarà stato mettere fra le due teste a far tanto. Quindi non se n'era accorto nessuno in quel caso specifico. A questo può servire. Perfetto, la ringrazio per la risposta e per la sua esposizione. Passerei direttamente la parola all'ingegner Simoni dello studio Protezione Ambiente e Sicurezza. La invito comunque, dottor Palisano, a dare un'occhiata alla chat, perché molte domande sono rivolte specificatamente al suo intervento. Quindi do la parola all'ingegner Simoni, al quale nella chat nel frattempo sono arrivate parecchie domande molto puntuali su cartellonistica, mascherine, come smaltire le mascherine, termometri all'ingresso dell'edificio e via dicendo. Quindi la invito a condividere lo schermo e le lascio la parola. Buongiorno a tutti. Metto in anteprima. Buongiorno, mi chiamo Livio Simoni, ringrazio il presidente. Mi sentite? Pronto? Perfettamente, sì, la sentiamo perfettamente, grazie. Ringrazio il presidente Saccone e il presidente Trichilo per l'opportunità che mi hanno dato. Il mio intervento sarà un intervento che ho cercato di esemplificare in esempi, in questioni molto spicciole, che secondo me la sommatoria delle ordinanze, dei decreti, dei protocolli ci hanno posto dinanzi in questi due mesi di emergenza, e quindi per cercare di dare qualche indicazione pratica su quello che potrebbero essere delle attività che devono essere svolte. Chiaramente i riferimenti legislativi sono già stati ricordati, quindi non mi dilungo. Ricordo a tutti che il protocollo di riferimento oggi è il 24 aprile 2020, così come è stato un aggiornamento del 14 marzo 2020. Ricordo a tutti che esiste anche un protocollo sottoscritto da AIB, Associazione Industriale Bresciana, e i sindacati, che regolamenta con alcune differenze il protocollo del 14 marzo, questo quindi è del 14 di aprile. È chiaro che la cosa importante è che dobbiamo recepire queste indicazioni normative e adattarle alla nostra realtà. Adattamento che chiaramente molte volte è difficile, perché ogni azienda ha un proprio layout, una propria organizzazione, ha un proprio sistema da questo punto di vista. Sicuramente, come è già stato ricordato anche dall'avvocato, la cosa importante è chi sono gli attori di questo. Io qua ho esemplificato quelli che secondo me sono gli attori, che chiaramente purtroppo sono stati diversificati all'interno dei vari dei protocolli. Quindi è chiaro che da questo punto di vista, come ci diceva l'avvocato, sicuramente esiste il datore di lavoro, che è il deus ex machina di tutta questa attività, ma c'è il servizio di prevenzione, che purtroppo nel protocollo non è stato citato. C'è il medico competente, che viene citato per esempio nel protocollo del 14/4/2020 dell'Associazione Industriale Bresciana e Sindacati, ma che è assolutamente un attore, come già il dottor Palisano ha ricordato, indispensabile. Qua parliamo di
una questione di sanità, parliamo di una questione di salute, parliamo di sanità pubblica da questo punto di vista, vedremo anche magari un appunto su questa cosa. Sicuramente questi sono previsti dal protocollo, ci sono gli RLS e le RSU se presenti, i preposti non sono scritti all'interno del protocollo, nemmeno quello 24 di aprile, ma sono gli elementi di catena, di congiunzione tra ciò che il datore di lavoro organizza, cioè ciò che il responsabile dei servizi di prevenzione e protezione valuta e ciò che però deve essere attuato, l'attuazione e la verifica di questa attuazione non può che essere da parte dei preposti. Eventualmente servizi security, nelle aziende organizzate dove ci sono delle portinerie che gestiscono gli accessi, vedremo come questo è un elemento essenziale, perché fanno da filtro a quello che può essere attività relativa al controllo della temperatura piuttosto che attività relativa alla possibilità di accedere o no all'interno della struttura. Attenzione, il 24 aprile introduce la novità, la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza quando la mancata attuazione del protocollo. E qua non è il protocollo, ma basterebbe anche un punto di quel protocollo. Quindi è chiaro che da questo punto di vista dobbiamo dar conto di ciò che abbiamo fatto all'interno del nostro protocollo. Attenzione che esiste anche una circolare del Ministero dell'Interno che qua viene riportata, che ha delegato la Guardia di Finanza e l'Ispettorato del Lavoro a verificare le aziende che hanno ripreso la produzione o comunque l'hanno mantenuta. Quindi attenzione che la Guardia di Finanza cosa verrà a controllare? Per esempio l'allegato 3, che oggi va bene dal 4 di maggio, praticamente non esiste più, ma fino a oggi, fino a domani, fino alla fine settimana, comunque gli ATECO devono corrispondere. Deve corrispondere per esempio il discorso relativo alla richiesta in deroga fatta alla prefettura, quindi nel momento nel quale io dimostro di essere catena di filiera, perché attenzione che molti hanno fatto domande che secondo me potrebbero essere opinabili. L'Ispettorato del Lavoro che deve verificare chiaramente l'adozione di queste misure. E queste misure sono già state ricordate sia dall'avvocato che dal medico, va bene, e sono molteplici da questo punto di vista. È anche chiaro, e questo lo sappiamo, ATS può effettuare dei controlli perché? Perché comunque è deputata al controllo dei luoghi di lavoro. Questo è l'esempio di una lettera che da questo punto di vista può arrivare per quanto riguarda il discorso relativo a verifica del controllo. C'è una checklist allegata, questa checklist dobbiamo dare risposta, è una checklist che va fondamentalmente a toccare i principali punti del protocollo 24 aprile, in realtà era già stata emessa quando c'era ancora il 14 marzo, va bene, e in questo caso dobbiamo dare riscontro di ciò che abbiamo attuato. Quindi il messaggio che ha dato l'avvocato: conservate tutto quello che avete fatto da febbraio in poi su questo tipo di attività, è essenziale da questo punto di vista. Perché? Perché io devo dimostrare ciò che ho fatto nell'arco del tempo. Sono variate queste misure, perché sono variate anche gli approcci che le autorità sanitarie hanno dato a questo tipo di emergenza. Ricordo a tutti che l'OMS all'inizio ha detto in modo assolutamente chiaro e molto preciso: non si usano le mascherine. Oggi stiamo assistendo a una modifica da questo punto di vista dell'atteggiamento. La mascherina viene utilizzata addirittura nel protocollo del 24 aprile, si parla degli spazi comuni e l'obbligo da questo punto di vista dell'uso di questa mascherina. Ma perché questo? Perché probabilmente è cambiato l'atteggiamento e il parere da parte delle nostre autorità sanitarie, che in questo momento, per quanto mi riguarda, stanno loro valutando il rischio di questo tipo di contagio, a quelle che sono le misure che devo attuare. Ma queste misure sono cambiate. Attenzione, una cosa importante del protocollo, che ha già accennato anche il medico, è il fatto che adesso, se io accetto di ritorno una ripresa del lavoro di un lavoratore che è risultato ufficialmente positivo a Covid, dovrà dimostrarmi l'avvenuta negativizzazione con quello che è il certificato rilasciato da ATS dopo un doppio tampone nell'arco delle superiori alle 24 ore. E attenzione, il medico, il lavoratore dovrà essere anche visitato dal medico competente se la sua assenza, va bene, anche se la sua assenza è durata meno dei 60 giorni canonici per i quali già l'81 prevedeva la verifica della visita del medico competente per poter riassegnare alla mansione quel lavoratore. Questo perché? Perché io ho assistito purtroppo anche in prima persona a malattie da Covid che hanno veramente inabilitato la persona, perché hanno veramente determinato un deperimento fisico di quella persona. E quindi se quella persona era prima idonea per fare un certo tipo di mansione, dopo potrebbe, nonostante l'avvenuta negativizzazione, il fatto che è stato dichiarato guarito, non essere più chiaramente consono a quella mansione.
cosa devo fare? Prima di tutto le misure organizzative e gestionali, cioè modalità di lavoro agile e riunioni a distanza. Questo non dobbiamo mai dimenticarcele. È una cosa essenziale, come diceva giustamente il presidente Trichilo, ci siamo abituati oggi, io stesso, a una modalità di lavoro che da questo punto di vista non eravamo abituati, ma oggi deve diventare in primis una delle modalità di lavoro. Rivedere le postazioni di lavoro. Perché? Perché noi abbiamo sempre strutturato le postazioni di lavoro in funzione di quello che era un'organizzazione di ieri. Oggi questa organizzazione del lavoro deve modificare le postazioni. Devo sospendere determinate attività interne ed esterne che non sono indispensabili. Perché? Perché chiaramente aumento il rischio del contagio, quindi devo valutare anche queste cose. Devo limitare gli spostamenti interni alle aziende. Se io devo fare una riunione, faccio una call, organizzo con Teams o con quello che volete voi un discorso di call. Perché questo? Perché chiaramente devo limitare il contagio. Dov'è la limitazione del contagio? La limitazione del contagio è fatta nel momento nel quale evito il contatto fisico delle persone. Ricordo a tutti che questo, tra l'altro, del lavoro agile, per esempio, è una cosa che comunque ci dà garanzia da questo punto di vista. INAIL lo ricorda, va bene, che la prestazione di questo lavoro, va bene, è un qualcosa da fare, tra l'altro fatta in un modo che secondo il decreto 81 del 2017, da non confondere con il testo unico, è un qualcosa che posso fare in modo molto agevole. Perché? Perché tutta una serie di prassi amministrative sono state chiaramente bypassate e superate. Quindi mi raccomando, da questo punto di vista, questo è un aspetto fondamentale. Attenzione, il discorso del metro. Come diceva giustamente il dottor Palligiano, un metro ce l'ha messo, secondo me, scusate quello dico come opinione personale, ma ce l'ha messo perché non potevano farne a meno. Ma avrebbero dovuto dirci 2 metri da questo punto di vista. Chiaro che se dicevano 2 metri diventava un problema. Quindi ci hanno messo il metro. Ma allora, nel momento nel quale già siamo deficitari, secondo me, da un punto di vista quello che è il distanziamento sociale, ma allora questa scusate il termine maledetto, lo dico nei confronti del Covid, ma questa signora mascherina la vogliamo utilizzare oppure no? Io dico sì, la mascherina la dobbiamo utilizzare perché ci permette un discorso di sicurezza sociale anche all'interno del luogo di lavoro. La sicurezza sociale la realizzo nel momento nel quale evito che io sputacchio addosso qualcuno, ma dall'altro non sputacchio sopra cose materiali che qualcun altro 2 minuti dopo di me toccherà per fare qualcos'altro. E anche il guanto, da questo punto di vista, è una falsa sicurezza. Il guanto, secondo me, va usato comunque, ma usato con grano salis. Perché? Perché il guanto altrimenti diventa un veicolo di questo contagio. Devo definire un piano di turnazione per gli ingressi e le uscite. È chiaro che non sempre posso avere un ingresso separato da quello che è l'uscita, benissimo, ma allora se riesco a farlo lo faccio e quindi separo ingresso e uscita. Se non riesco a farlo è chiaro che da questo punto di vista realizzerò un piano di turnazione, perché devo diminuire i contatti e le presenze contemporanee, devo creare intervalli per poter anche igienizzare i locali. E uno mi dice, ma come faccio che l'azienda di pulizia non riesce sempre ad arrivarmi? Ma ragazzi, ma da questo punto di vista posso anche dare in dotazione qualcosa al mio personale, lo spruzzetto per poter andare a mettere sulla doccia o sul water quando qualcuno è entrato e mi ha utilizzato quel servizio igienico con dentro una soluzione acquosa allo 0,1% di ipoclorito che, attenzione, non è assolutamente pericolosa da questo punto di vista, già mi consente un'igienizzazione. Il fatto di dare in dotazione il discorso di guanti all'ingresso dei servizi igienici permette di dire che entro e quindi evito di fare qualcosa in più da questo punto di vista. Orari differenziali da questo punto di vista. La gestione entrata e uscita delle aziende dipendenti, il discorso della misurazione della temperatura, non c'è l'obbligo in realtà. È chiaro che da punto di vista però hanno l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre. Significa che nel momento nel quale non rispettano loro in primis come popolazione in generale, prima ancora di popolazione lavorativa, questo obbligo, hanno già violato la legge. E questo è un aspetto che bisogna ricordare ai nostri lavoratori. Altri sintomi riconducibili al virus. Se io ho la tosse e il mal di gola, chiamo il mio medico di famiglia e chiamo poi il mio datore di lavoro e gli avvertirò di questa cosa, ma non metto a rischio altre persone. Chiaramente senza approfittarne di queste cose, perché è chiaro che dal punto di vista siamo in una situazione di emergenza e quindi dobbiamo fare le cose fatte correttamente, ma non dobbiamo nemmeno approfittare di queste cose. Richiedere ai lavoratori la compilazione di una checklist per il controllo rientro in azienda. Chiaramente questo in collaborazione col medico. Perché? Perché mi permette di dire che certi comportamenti, io reputo una cosa, forse non l'ho sentita ancora oggi dai relatori precedenti, la dico io. Secondo me in questo momento una delle cose che è mancata nella nostra sanità è stato il discorso della gestione familiare di questo tipo di problema e per la quale abbiamo avuto persone che hanno portato a casa il Covid
se lo sono gestito, se lo sono ammalati, nessuno gli ha fatto il tampone e da questo punto di vista probabilmente non avendo fatto un vero distanziamento sociale, ma perché magari non potevano nemmeno farlo all'interno di casa propria, hanno chiaramente contagiato altri. Ma allora, e dopo lo dirò in una slide, prima di tutto viene questo tipo di aspetto, quindi controllare che questo lavoratore non abbia avuto delle problematiche addirittura in casa sua da questo punto di vista. Contagliare gli accessi con termometri che non necessitano di contatto diretto, prevedere procedure di ingresso e di transito. Attenzione, le entrate e uscite dei dipendenti mettono del materiale informativo, la cartellonistica, oggi ormai tutte le aziende che fanno cartelli chiaramente hanno preso la palla al balzo e è diventato un business commerciale, d'accordo, ma non saranno i costi di 3 cartelli che da questo punto di vista mettono in fallimento l'azienda, purtroppo sono altre le cose che verosimilmente potranno metterla in fallimento, ma i 3 cartelli sono utili per dire guarda che io ti continuo a ricordare, a farti rispettare queste regole fondamentali, quando entri da me chiaramente ci sono delle regole da rispettare e quindi metterò quei cartelli che reputo giusti all'interno del mio protocollo. L'utilizzo di PPE, la informazione ai lavoratori, la sensibilizzazione all'adottare le corrette misure di sicurezza. Io stamattina ho visto un comportamento completamente errato da parte di una persona. Questo signore qua è uscito dalla macchina, scusate se ve lo dico, ma tante volte cose molto banali sono cose importanti. Si è soffiato il naso, ha gettato il fazzoletto dentro nel coso e senza aversi disinfettato le mani, senza aver messo su un paio di guanti così, ha aperto la porta di un'entrata di un ufficio condominiale. A che gli ho detto, ma scusa, ma da questo punto di vista hai fatto un comportamento corretto? Ti sei appena trovato del muco sulle mani perché questo fazzoletto era impregnato di questo muco e mi hai toccato questa maniglia. A questo punto il tuo comportamento è errato. Procedurare gli ingressi ai clienti e fornitori, limitando gli accessi chiaramente il più possibile o cercare di utilizzare modalità di, per esempio, consegni materiali a zone confinanti con l'azienda piuttosto che solo all'entrata dell'azienda senza andare a far girare persone per i reparti, evitare chiaramente i contatti con personale interno, richiedere la famosa compilazione della checklist che in realtà è prevista dal protocollo 14 aprile 2020 di IBM, ma non da parte del protocollo 14 marzo che al tempo di questa slide. Controllare gli accessi, mantenere le porte aperte, banalità. Ma se io mantengo più possibile le porte aperte, ma secondo me già facciamo una misura di prevenzione. Perché? Perché evitiamo che 10.000 persone tocchino sempre quella maniglia. Gestire la consegna di documenti e pacchi, distanziamento, mettere una barriera, fare in modo che queste persone lascino questo pacco e mi comunichino e mi mandino solo magari per posta elettronica la documentazione che io devo ricevere. Questa è una misura di distanziamento sociale e di evitare che, siccome c'è stata tutta questa grossa polemica per quanto riguarda la presenza di questo virus all'interno sopra le superfici, mi permette di limitare il rischio. Gli spazi comuni. Gli spazi comuni, il nuovo protocollo 26 aprile, sicuramente ci fa tesoro da questo punto di vista, perché sicuramente dovevo già esporre informative chiare e semplici, sempre anche qua bloccare in apertura per evitare contatti con la famiglia il più possibile. Devo posizionare dispenser contenenti i famosi gel igienizzanti, questa è una cosa che deve essere diffusa all'interno dell'azienda. Devo chiaramente migliorare la segnaletica, quindi creo una linea terra in modo tale che la gente sappia cosa vuol dire questa distanza interpersonale. Ridurre i tempi di permanenza, intensificare le reazioni dei locali, la pulizia delle superfici, metto un dispenser per esempio sul tavolo della mensa e a questo punto lascio lì dei fazzoletti di carta piuttosto che delle tovagliette e a questo punto la persona che lascia pulisce la sua zona di sputacchi, scusate se uso il termine sputacchi, ma sono poi quelli che anche io sto facendo in questo momento parlando. Favorire il posizionamento dei tavoli in modo tale da già disporre questi spazi e togliendo le sedie che non servono, in modo tale che già ho deciso io come sono l'organizzazione da questo punto di vista degli spazi comuni. Non utilizzare chiaramente se possibile, e qua ATS è sicuramente contraria a quello che sto dicendo io, però se ad esempio gli spogliatoi non ho lavorazioni insudicianti, io a questo punto chiedo che vengano con la divisa di lavoro. È chiaro che se è un'attività dove la quale ho cose insudicianti, è chiaro che lì gli spogliatoi li devo far usare. Esporre anche qua informative chiare e semplici, porte in apertura, lo spruzzino, come dicevo prima, dell'ipocolorito, il dispenser contenente il gel igienizzante, riduco e faccio contingentamento per quanto riguarda l'accesso e l'utilizzo di questi spogliatoi e intensifico la reazione dei locali e la pulizia delle superfici. Se non lo facevo una volta al giorno, faccio 2 volte al giorno, 3 volte al giorno, far le pulizie. Certo è un costo, ma sappiamo che da questo punto di vista ci verranno incontro
chiaramente dimostrando questi costi, anche con qualcosa che la Camera di Commercio metterà in atto da questo punto di vista. Gestione spazi comuni, area relax e timbatici è già stato detto, quindi informazioni, dispenser, contenitori, guanti, usa e getta. Ecco, attenzione, dopo ne parliamo un attimo, dove butto tutto questo materiale, i guanti, le mascherine e così via. Ma faccio un bel contenitore con sul cartello, qua buttate tutto questo materiale. Perché? Perché in realtà vedremo che c'è una modalità di smaltimento da questo punto di vista. Riduco i tempi di permanenza, intensifico e attenzione ai distributori delle bevande, del caffè e così via. Io nelle aziende che seguo ho consigliato in una prima fase, almeno una fase più acuta, chiudiamo questi luoghi, chiudiamoli, impediamo anche l'utilizzo di distributori. È chiaro che poi la gente ha bisogno di queste cose e quindi dobbiamo farlo, come si diceva giustamente prima, uno alla volta, la possibilità di igienizzare tutte queste cose e così via. È chiaro che ci sono informazioni generali da questo punto di vista, intensificano chiaramente le operazioni di pulizia e qua attenzione, abbiamo due casistiche. L'ambiente è stato frequentato o no da caso Covid. Se non è frequentato, ma io ragazzi faccio le mie brave procedure ordinarie di pulizie, utilizzo detergenti, implementerò un'attività di igienizzazione ulteriore da questo punto di vista, che vuol dire magari che consentirò, è chiaro, non è che posso andare avanti molto a utilizzare alcol per pulire le superfici, perché, ecco, ricordo a tutti, mi raccomando, che l'alcol non può essere concentrato. L'alcol deve essere diluito, uno degli aspetti fondamentali da questo punto di vista che ci viene consigliato l'utilizzo di un alcol che abbia almeno il 30% di acqua. Perché? Perché da questo punto di vista un aspetto importante sono i tempi di contatto. Se io utilizzo un alcol chiaramente concentrato, evapora velocissimamente, il tempo di contatto non c'è stato. E quindi da questo punto di vista dare detergenti che possono aiutare le persone a fare igiene del loro posto di lavoro. Prima di uscire, do quel quarto d'ora in più che magari posso riconoscermi riconosciuto come ammortizzatore sociale e che mi consente di fare un certo tipo di pulizia. È chiaro anche, e qua purtroppo io mi sono confrontato in questi due mesi con signore, aziende che fanno sanificazione locale e così via, attenzione, se l'ambiente è frequentato da Covid, il nostro riferimento è la circolare 5543 del 22 febbraio 2020. Punto, non ce ne sono altre. E lì mi dice che negli ambienti non sanitari devo fare questa sanificazione che in realtà chiama decontaminazione dei locali, perché purtroppo sui termini abbiamo una varianza di termini incredibile, e devo farla tramite che cosa? Tramite ipoclorito di sodio allo 0,1% e soluzione alcolica al 70%. E questi sono i modi in cui devo farlo. Io consiglio anche che, visto che negli ambienti sanitari consiglio l'utilizzo di perossido idrogeno 0,5, secondo me anche l'utilizzo di perossido idrogeno 0,5 nebulizzato è assolutamente idoneo da questo punto di vista. Attenzione, e qua abbiamo il quibus, che secondo me devono chiarire in qualche maniera, ma in questo nuovo protocollo c'è scritto: nelle aree geografiche a maggiore endemia, e penso che tutti siamo d'accordo di dire, ma c'è o non c'è la regione Lombardia? Io dico di sì. E nelle aziende in cui sono registrati casi sospetti di Covid-19, attenzione, registrati casi sospetti, in aggiunta alla normale attività di pulizia necessaria per la riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti e delle postazioni di lavoro delle aree comuni, ai sensi della circolare 5543. Qua alcuni interpretano la riapertura che cos'è. Io sono sempre stato aperto, quindi non devo riaprire. Oppure, ma riguarda che cosa? Le aree maggiori endemiche? Qualcosa che deve arrivare o qualcosa che c'è stato? Qua ognuno di noi faccia le proprie considerazioni. Io dico che se vogliamo essere datori di lavoro proattivi da questo punto di vista, una sanificazione di questi locali, io se fossi il datore di lavoro in qualche maniera la farei. È anche chiaro che non dico di chiamare l'impresa specializzata da questo punto di vista, posso farla anch'io con l'impresa di pulizia che ho, faccio passare i pavimenti con la soluzione di ipoclorito allo 0,1%, faccio passare scrivanie, computer, tastiere, tutto quello che ho con soluzione alcolica, la mia impresa di pulizia fa questo tipo di sanificazione. Chiaramente da questo punto di vista questo è un mio parere, non è legge da questo punto di vista, quindi ognuno di voi faccia quello che ritiene maggiore. Sicuramente l'aspetto fondamentale, scusate io sto sforando i tempi ma cerco di chiudere adesso velocemente, dispositivi di protezione individuale. Qua ne abbiamo viste di tutte, ok? Di tutto abbiamo visto. Ormai ci stanno proponendo anche la carta del formaggio da questo punto di vista per poter fare un DPI.
Ricordo a tutti, ci sono alcune prove molto elementari. Prendete un barattolo di carta igienica, tirate via qualche strappo di carta igienica, mettetevelo sulla bocca e provate a soffiare e vedere se a questo punto spegnete o no una fiamma. Questo già mi dà un indice di quanto è il passaggio dal punto di vista del mio fiato. Quindi attenzione, alcune cose elementari le possiamo fare. La cosa importante è: servono i DPI delle vie respiratorie alla ripartenza da questo punto di vista. Perché? Perché non sempre riusciamo a rispettare la distanza sociale. Questo è un aspetto fondamentale. È chiaro che questi DPI da prevedere per la ripresa dell'attività o comunque per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, questo ce lo ricorda il protocollo 24 aprile 2020, sono le classiche mascherine. Mascherine che ormai sappiamo, siamo diventati esperti, abbiamo le mascherine chirurgiche, abbiamo i facciali filtranti, abbiamo le KN95 che ci arrivano dalla Cina. Da questo punto di vista la cosa importante qual è? Ricordarci che esiste un decreto, che è il decreto legge numero 18 del 17 marzo 2020, che prevede come questi DPI, per essere considerati tali, devono essere omologati. E quindi abbiamo un riferimento per le mascherine chirurgiche all'Istituto Superiore di Sanità, abbiamo un riferimento per quanto riguarda i facciali filtranti a quello che è l'INAIL come ente omologante da questo punto di vista. Ricordo a tutti che una delle cose che è venuto fuori all'inizio è stato: ma c'ho la valvola o non c'ho la valvola? Ma se ho la valvola cosa succede, cosa non succede? È chiaro che la valvola fa uscire l'aria espirata, quest'aria espirata può contenere le goccioline? Secondo me poco, molto poco, perché alla fine è una barriera che fa da piattello, che le goccioline si fermano lì. È chiaro anche che se io vedo uno con la valvola non sono certo che lui sta proteggendo lui verso di me, perché lui chiaramente espira da questo punto di vista, e se lui per esempio è un potenziale Covid potrebbe da questo punto di vista dare un mio problema. Ricordo a tutti che in questo famoso decreto legge 18 c'è scritto che nello svolgimento dell'attività dove siamo impossibilitati di mantenere la distanza internazionale di un metro, e io dico magari anche di due metri, sono considerati DPI di cui all'articolo 74, quindi dell'81, le mascherine comunque reperibili in commercio, il cui uso appunto è disciplinato da quello che ricordavo prima. La mascherina chirurgica ha determinate norme di riferimento quando viene considerata un dispositivo medico. Il facciale filtrante sappiamo tutti che ha la norma UNI 149 come riferimento da punto di vista, e qua il grosso problema è la durata. Quanto durano? Boh, non c'è scritto. Quando è che durano? Non durano, chiaramente, un discorso di turni di lavoro. Non è che posso dare una mascherina e far pensare a questa gente che la faccio usare tutta la settimana dal punto di vista. È chiaro che l'umidità, piuttosto che il deterioramento, piuttosto che la mancata tenuta al volto, dopo molte ore di utilizzo non sono più tali. Quindi è chiaro dal punto di vista che esiste la necessità di sostituirle. È anche chiaro che esiste il problema dell'approvvigionamento. E quindi da questo punto di vista anche passare verso quelle che sono le mascherine che riteniamo come mascherine chirurgiche, come ormai ci vengono dette da questo punto di vista, può costituire un valido, e come diceva anche il dottor Paligiano prima, un valido strumento di protezione. Perché? Perché se tutti lo utilizziamo, sicuramente tutti siamo protetti uno nei confronti dell'altro. Qua vi ho messo alcuni dépliants che potete utilizzare dal punto di vista per quanto riguarda l'informazione e la formazione. Attenzione alla gestione del Covid. La gestione del Covid va fatto da qualcuno che, io dico in primis, addetti in primo soccorso, che sanno usare una facciale filtrante che li protegga proprio contro questo rischio, guanti, occhiali di protezione, come già diceva prima il dottor Paligiano, tuta di protezione. Attenzione a ricordare ai lavoratori come si tolgono questi guanti, perché se io li tolgo in malo modo, questi guanti diventano fonte di contagio. Perché è chiaro che se io li tolgo in maniera sbagliata, poi mi tocco il naso perché mi prurisce il naso, mi tocco l'occhio, ho mandato a pallino ore e ore di prevenzione. Smaltimento. Esiste una nota che dice che nel momento nel quale non ho le quali frequentati, metto tutto in un sacchetto, lo chiudo in un altro sacchetto, lo chiudo per bene con nastro adesivo, e a questo punto posso smaltirlo come rifiuto indifferenziato. È anche chiaro che se invece questi materiali sono stati utilizzati da persone Covid, è chiaro che questo diventa un rischio infettivo, e quindi esiste una disciplina ad hoc per quanto riguarda questo. Cartellonistica. Qua vi ho messo alcuni esempi di cartello, li trovate in internet, non sono un beneficiario di marchette da questo punto di vista dei venditori di cartelli, mi raccomando, ma va fatto qualcosa in più anche per quanto riguarda la cartellonistica. Esistono poi delle regole per gli esercizi commerciali specifiche da questo punto di vista, perché chiaramente sono delle regole dettate da persone che hanno contatto con il pubblico, quindi col fatto che devono far entrare tutti da questo punto di vista. Quindi l'ingresso di un solo componente per nucleo familiare, la messa a disposizione di guanti monouso, la messa a disposizione di soluzioni idroalcoliche, la rilevazione della temperatura in alcuni esercizi commerciali molto particolari.
le regole generali per la popolazione, quindi uso la mascherina, guanti, distanza interpersonale, non possono consentire assembramenti, si fa fare la fila fuori, a questo punto si fa entrare uno per volta e se possibile, chiaramente non è sempre possibile, la differenziazione dei percorsi. La sanificazione, e attenzione che quando vado in un supermercato e vedo che questo qua appena 5 minuti prima sta continuando ancora con la macchina a passare con una soluzione di ipoclorito al 0,1% e quando vado dentro sento l'odore di questo cloro, io dico: questo signore ha capito quello che deve fare da questo punto di vista, vuol dire che ci sta tenendo a quell'esercizio commerciale. Garanzia chiaramente di adeguata reazione naturale al ricambio dell'aria. Qua vi ho messo, ma vado via veloce, alcune modalità di cosa fare e come dare istruzioni sull'uso della timbratrice, i distributori automatici, i comportamenti per usufruire degli spogliatoi, i comportamenti per le aree esterne di carico e scarico, ma arriva il corriere, io devo poter scaricare questa roba, ma anche qua devo evitare il contagio, quindi questo autista il più possibile se ne sta in cabina deve avere la mascherina, deve avere i guanti da questo autista, gli faccio igienizzare le mani se non ha con lui la soluzione idroalcolica. E qui, e poi ho quasi terminato, fuori dal luogo di lavoro. Attenzione, io dico che dobbiamo formare i nostri lavoratori anche sui comportamenti familiari, perché purtroppo da questo punto di vista è mancata la formazione e l'informazione da questo punto di vista da parte dell'autorità di sanità pubblica. L'isolamento preventivo, io ho avuto un contatto quasi stretto, diciamo così, con un familiare di uno che poi è stato confermato Covid, ma io nonostante fosse un secondo contatto in cui non avevo nessun tipo di obbligo, la sera sono arrivato a casa, io mi sono messo in una sorta di isolamento, dormito fuori dalla camera di mia moglie, ho dormito da solo, per fortuna un figlio è sposato e avevo la camera, mi sono messo la mascherina addosso, quella chirurgica, in modo tale da evitare di sputacchiare di qua e di là, ho allungato il tavolo in modo tale da poter mangiare distante dai miei, non ho mangiato in un altro locale, ma però mi sono distanziato, ho differenziato il servizio igienico, ho evitato di utilizzare cose che loro utilizzavano, quindi dispenser di soluzione sanificante in tutti i locali tipici della casa e ogni volta che toccavo qualcosa mi andavo a disinfettare. So che posso essere eccessivo, ma attenzione, stiamo andando avanti nei contagi perché? Perché purtroppo avanti nei contagi, qua lo dirà magari meglio di me il dottor Palligiano, sta andando avanti il contagio negli ambienti familiari. E notatevi, questi adempimenti, come già è stato giustamente ricordato, non sono da tenere nel cassetto, io devo divulgarle queste cose, devo farle conoscere ai lavoratori, quindi questo famoso protocollo, distribuiamolo ai lavoratori, diamogli un sunto, facciamogli capire quali sono le cose da fare. Programmate tu questo nel piano di miglioramento, perché? Perché non è detto che riuscite a fare tutto subito. E quindi se non faccio tutto subito, io metto un piano di miglioramento anche in funzione di quello che sono le forniture che posso avere da questo punto di vista. In sintesi, scrivete l'adempimento, applicatelo in concreto nella vostra azienda, verificate periodicamente questa applicazione anche con l'RCP e il medico competente, informate e formate i vostri lavoratori, io credo che un'organizzazione ben costruita assolutamente sconfiggerà questo maledetto Covid. Direttore dell'OMS ci dice che è il tempo dei fatti e non delle paure, è il tempo della scienza e non delle dicerie, è il tempo della solidarietà e non dello stigma. Grazie. Grazie a lei, Ingegner Simoni, è stato un intervento veramente molto denso e infatti le domande sono numerosissime. Siamo un pochettino. Sì, siamo a 110 domande circa, quindi no, sarà difficile non da rispondere a tutte. Esatto. Quindi le faccio solo una domanda che era un po' ricorrente, ce ne sono altre. Le trasferte, sì. Azienda che ha trasfertisti e persone che devono uscire in trasferta, in generale come devono comportarsi, cioè se c'è un regolamento specifico di P e cosa devono fare? Allora, secondo me le trasferte è un concetto legato alla tipologia di lavoro che viene fatta. È chiaro che devo limitare al più possibile le trasferte, ma è anche chiaro che se io apro la mia attività lavorativa, da questo punto di vista necessariamente per comprovati motivi di lavoro sarò comunque costretto a fare delle trasferte. È chiaro che in questo caso devo dare delle regole. Le regole quali possono essere? Sono aperti gli autogrill, benissimo, ma attenzione, come accedo a quell'autogrill? Quell'autogrill è una fonte di rischio. Saranno sicuramente igienizzati, tutto quello che volete, ma quella è una fonte di rischio. È anche chiaro che non posso dire al mio lavoratore, adesso prendi il cespuglietto e ti fermi fuori dall'autostrada a fare la pipì, voglio dire, questo è un altro aspetto, ma dovrei trovare comunque dove arrivo il servizio igienico che mi viene dato a disposizione per il fornitore terzo, perché questo è un obbligo invece delle aziende. Quindi è chiaro a questo punto, è chiaro, se io ho la prostata non ci arrivo mica da questo punto di vista e quindi uso tutte le cautele, mascherina piuttosto che guanti protettivi che mi cambierò non appena sono uscito però da quell'autogrill. Non è che poi rientro in macchina con gli stessi guanti e continuo
continua a guidare con gli stessi guanti, se no dal punto di vista di prevenzione non ha fatto nulla. Quindi dare delle regole stringenti e chiaramente poi, nei limiti della possibilità, limitare il limite al massimo possibile. Molte aziende l'hanno fatto subito, quantunque potevano lavorare hanno limitato al massimo e hanno favorito forme di smart working, per esempio. È chiaro che dove c'è un sopralluogo necessario, quello gioco forza dovrò farlo. Perfetto, ha dato parecchi spunti interessanti. Allora, mi interromperei qui le domande per lei, la invito a dare un'occhiata magari alla colonna destra con le domande, che lì è veramente l'hanno tirata in ballo più di una volta, ma sono domande molto specifiche, quindi interesse solo probabilmente per chi le ha poste. Il prossimo relatore è il dottor Marco Frangione, che invito a condividere, ad accendere la propria webcam, possiamo condividerla. Nel frattempo ricordo... Mi permetto solo un secondo. Certo. Ne vedo una al volo, ma proprio ho aperto adesso la chat, che riguarda il discorso dell'ozono, che forse può riguardare moltissimi. Ce n'erano un paio, esatto. No, perché questa secondo me riguarda invece tantissimi. E qui dico uno spunto, è chiaro che l'ozono è un qualcosa che viene utilizzato normalmente nelle aziende, ma anche e soprattutto nelle strutture e così via, per fare operazioni di sanificazione. È un ossidante molto importante da questo punto di vista, ma è anche chiaro che da questo punto di vista noi abbiamo come circolare di riferimento la circolare 5543 del 22 febbraio, dove purtroppo l'ozono non è previsto. Perché questo? Ma sembra, e qui lo dico da quasi profano perché non sono un esperto di sanificazione, che uno degli aspetti importanti per sanificare sia quello della presenza di umidità. Quindi se uso l'ozono, in realtà uso una sostanza probabilmente molto secca, se non ho umidificato quel locale. Ecco perché io penso l'OSS, l'Istituto Superiore di Sanità, l'OMS, piuttosto che la nostra circolare, non hanno riportato questo mezzo. Quindi attenzione, verificate i protocolli delle aziende che incaricate di fare queste famose sanificazioni, perché queste aziende purtroppo molte volte utilizzano prodotti che non sono conformi, chiaramente nell'ambiente Covid, ma se io faccio una sanificazione, permettetemi, io preferirei farla con qualcosa che anche ha risvolto in quello che è stata una permanenza di potenziali Covid. E qua chiudo, è anche chiaro che dopo 9 giorni, ma questo ce lo dice addirittura ATS di Bergamo, dopo 9 giorni che significato ha fare questa cosa? Verosimilmente nullo dal punto di vista della presenza del Covid, perché la presenza del Covid dopo 9 giorni si dice ormai essere inesistente. Però formalmente c'è scritto. E dall'altro, forse, secondo me, è un aspetto di sicurezza nei confronti del lavoratore, che si sente più sicuro di entrare in un ambiente che è stato sanificato. Cioè, dobbiamo tenere che psicologicamente abbiamo avuto purtroppo dei lavoratori, ma io stesso, mi ci metto io per primo, che siamo stati devastati da questo Covid, devastati dal punto di vista psicologico. Quindi abbiamo bisogno di certezze. E una certezza potrebbe essere quella: guarda che ho sanificato il tuo ambiente di lavoro. Chiudo. Molto chiaro. Grazie mille. Effettivamente la domanda dell'ozono era interessante, me la stavo tenendo per la tavola rotonda finale, ma ha risposto immediatamente. Allora. Ci mancherebbe. Scusi. No, anzi, ne avremo altre, sicuro non mancheranno, si preoccupi. Ricordo a tutti che la presentazione, anche le presentazioni saranno tutte disponibili nei prossimi giorni, in particolare anche quella dell'ingegner Simoni, che era molto densa di contenuti e molto ben fatta, quindi sarà sicuramente disponibile di spunto per tutti. Ridò la parola adesso al dottor Frangione, che invito a condividere anche lo schermo in modo che possiamo vedere la sua presentazione. Do a lei la parola. Grazie mille, buongiorno a tutti, ringrazio il presidente Saccone e l'ingegnere Tirchilo per l'invito. Allora mi presento, sono Marco Frangione, program manager di Maximus Italia. Vi faccio una breve presentazione di chi è Maximus. Maximus è una multinazionale americana che si occupa di servizi di welfare come servizi per il lavoro e servizi sanitari e supporto alle aziende per la formazione, soprattutto sul lavoro e formazione sanitaria. Nata nel 75, ha più di 32.000 dipendenti nel mondo con un fatturato di circa 2,4 miliardi di dollari. Ed è quotata alla borsa di New York, è considerata da Forbes una delle società più solide in America, tanto da aver implementato l'Obamacare. In Italia siamo una realtà piuttosto giovane, siamo in 2 regioni, Lombardia ed Emilia Romagna, con 3 sedi in Lombardia e 5 in Emilia Romagna.
siamo accreditati, vuol dire presso le regioni, per poter svolgere politiche attive del lavoro e quindi aiutare i disoccupati al reinserimento nel mondo lavorativo tramite bandi pubblici come Garanzia Giovani per i più giovani, Dote Unica Lavoro per gli over 30 e diamo tutti questi servizi di inserimento ai disoccupati per conto della regione. In più supportiamo tutte le aziende in quello che sono i fabbisogni formativi strettamente legati al mondo del lavoro. Un esempio di questo, proprio perché siamo in tema, abbiamo costruito un tutorial formativo per dare aiuto alle aziende ad avere disponibile uno strumento facile, dinamico e comodo da usare con tutti i dipendenti, ma anche con gli esterni che accedono all'azienda, e poter fare quello che è l'opera di informativa e di formazione e aggiornamento che è fondamentale, che è stata richiamata in più occasioni durante le presentazioni dei colleghi. Quindi è sotto forma di tutorial, che è online. Quali sono gli obiettivi di questo tutorial? Sostanzialmente sono io li suddividerei in quattro macro temi importanti, direi centrali, che sono tutta quello che è la parte di predisposizione delle azioni da mettere in atto per poter ripartire in sicurezza, tutta la parte di informativa, ma quindi informativa presuppone, come anche è stato detto in precedenza, tutta la parte di formazione ai dipendenti, quindi siano essi dirigenti, preposti o dipendenti. E la parte fondamentale, anche questa richiamata in precedenza, è l'aggiornamento, perché ci saranno molte novità. Già adesso abbiamo visto degli sviluppi anche solo con il protocollo del 24 che ha recepito novità, l'aggiornamento diventa un aspetto fondamentale. Il terzo macro tema è poi dare esecuzione alle azioni e ai comportamenti all'interno dell'azienda, ma anche fuori, come giustamente ha ricordato l'ingegner Simoni, anche fuori dall'azienda e non solo per chi lavora in smart working correttamente. Ultimo, ma non ultimo, forse anche quello centrale, è la verifica che poi queste azioni siano costantemente eseguite nel tempo, e l'individuazione e che i comportamenti siano corretti all'interno dell'azienda e anche fuori, e poi anche l'individuazione di quelle che sono le figure chiave per fare questa attività di verifica delle azioni e dei comportamenti. Quindi questi gli obiettivi del corso. Come vedete, il tutorial percorre tutte le attività chiave e poi le declina per i vari macro argomenti. Il primo macro argomento abbiamo detto che è la predisposizione delle azioni per partire in sicurezza. Predisposizione è quello che è venuto citato anche dall'ingegner Simone, che è la checklist iniziale, cioè cosa devo fare, quali sono le azioni alla base per poter ripartire in sicurezza. Le linee guida della checklist sono: predispongo le azioni, le eseguo, informo in realtà tramite la formazione, gli aggiornamenti e poi verifico. Quindi anche noi abbiamo predisposto tutte quelle che sono le checklist e tutte le azioni, di modo che uno possa rapidamente capire se è allineato con ciò che bisogna fare. Una volta superata si passa al secondo macro argomento, che noi lo richiamiamo spesso ed è stato richiamato spesso, ma l'informazione, il passare le informazioni, ma anche sotto un piano di vista di responsabilità. Noi sappiamo che i dipendenti hanno degli obblighi, per cui informarli è fondamentale, e l'informazione passa tramite la formazione e l'aggiornamento. Io continuo a dire, perché l'aggiornamento sarà veramente fondamentale, non basta fare una prima formazione, dovrà essere richiamata nel corso del tempo, anche perché cambieranno e magari saranno l'opposto, come è già stato detto, di quello che è stato detto oggi. Quindi l'informazione a tutti i lavoratori, a chiunque entri in azienda, tramite chiaramente in forma adeguata, e quindi qui ripercorre il tutorial, ripercorre tutti quelli che sono gli obblighi e le informazioni che devono conoscere i dipendenti. L'importante è che viene sempre accentuato è che l'azienda deve fornire come responsabilità una formazione adeguata. Ok. Vi è poi
tutta quella parte di, che è poi il grosso del protocollo, ma anche di questo tutorial, è tutta la parte di quelle esecuzioni delle azioni da intraprendere da parte del datore di lavoro, dell'azienda, prima, durante e quelli che sono i comportamenti da tenere da parte di tutti i dipendenti. Quindi si riprende poi tutto quello che è il comportamento. Qui è importante, e mi ricollego anche alla formazione, ricordiamoci che la formazione riguarda anche il raccogliere informazione dai dipendenti. Abbiamo visto prima un modulo che raccoglieva informazioni sui dipendenti. Attenzione, perché anche qui nell'ultimo protocollo recepiva una modifica che secondo me è centrale, perché richiama quella che è la normativa sul GDPR, nel senso che noi possiamo raccogliere informazioni, ma dobbiamo stare attenti al trattamento dei dati sensibili. Faccio un esempio solo banale, ma per intenderci, io posso chiedere al dipendente se ha avuto contatti con qualcuno risultato positivo al Covid-19, ma non posso chiedergli chi. Posso chiedergli se è stato in zone di rischio, ma non posso chiedergli quali. No, questo è solo un esempio per far capire che molto spesso devono convivere anche varie normative. Riprendiamo sulle azioni, quindi il tutorial riprende quelle che sono le azioni fondamentali. È abbastanza interattivo, perché permette a chi frequenta questo tutorial online anche di sfidarsi e di rispondere a delle domande e fare una check di comprensione. Fra le azioni abbiamo, come già stato richiamato, le modalità di accesso dei fornitori esterni. Sappiamo che molte aziende hanno trasportatori che accedono all'azienda, fornitori, visitatori esterni, e quindi è importante declinare. Vi è aggiunto una novità nell'ultimo protocollo, che il protocollo precedente già faceva riferimento alle aziende che lavorano in appalto. È stato introdotto anche l'obbligo di comunicazione dell'azienda committente all'impresa appaltatrice di informazioni rilevanti su esempio dipendenti dell'azienda committente che siano risultati positivi al Covid o che vi siano particolari situazioni di emergenza. Altro tema centrale, l'abbiamo già affrontato, la pulizia e la sanificazione, quindi viene affrontato quali devono essere le modalità. Vi è stato aggiunto anche quello che poi è dibattuto dall'ingegner Simoni, che nel caso ci fosse una particolare situazione di emergenza o se siamo in zone a rischio, si richiede una sanificazione straordinaria prima di ripartire con le attività. Altre azioni sono le precauzioni, questi sono più comportamenti, perché abbiamo detto che è anche molto responsabilità del dipendente avere dei comportamenti corretti. No? Abbiamo visto l'uso delle mascherine, abbiamo visto l'uso dei detergenti, la pulizia frequente delle mani. Quindi anche qui interattivamente noi sollecitiamo a un recepimento di questi concetti da parte dei fruitori. I dispositivi di sicurezza, l'adozione di misure di igiene e dispositivi è fondamentale, quindi viene declinato quali sono i dispositivi, quando vanno utilizzati. Vi è stata una novità inserita dall'ultimo protocollo che diceva che negli ambienti comunque comuni la mascherina è obbligatoria. E infatti viene ripreso, è previsto per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni l'utilizzo della mascherina chirurgica. Altro tema, la gestione degli spazi comuni, che è quello poi a forte rischio, perché dobbiamo limitare il più possibile l'accesso fra siti produttivi o uffici. Quindi la gestione degli spazi comuni diventa centrale in quest'ottica, quindi la modalità e i tempi, l'organizzazione degli spazi e la sanificazione di questi ambienti. Viene sempre misurata la comprensione. Qui entriamo in un altro, sempre nel macro tema delle azioni da mettere in atto, ma questo è, secondo me, la vera sfida che si trova, che vi troverete, ci troveremo ad affrontare. Cioè, incominciare a ripensare alle modalità di riorganizzazione delle attività lavorative, per cui è una sfida importante, perché vede il concetto della turnazione, delle trasferte, dello smart working, di ripensare anche fisicamente a come dislocare le scrivanie piuttosto che come riorganizzare i siti produttivi. Questa sarà una vera sfida ed è centrale comprenderla.
Noi sappiamo che si facilita il ricorso allo smart working, ma anche lo smart working bisogna fare formazione, perché è un mondo tutto nuovo anche per i dipendenti, quindi capire che cosa voglia dire svolgere l'attività in smart working e che cosa voglia dire per il datore di lavoro, quali responsabilità ha verso i dipendenti che svolgono attività di smart working. Banalmente non è solo fornire la tecnologia per poter svolgere questa attività, ma anche comunicare, informare, formare su quali sono le modalità corrette per svolgere questa attività, quali devono essere i comportamenti corretti per svolgere questa attività, perché comunque smart working, il dipendente è sempre sotto la responsabilità del datore di lavoro. Quindi è la vera sfida. Mi interrompo un attimo, scusami, c'è la finestra live attiva davanti alla tua presentazione, c'è un quadrato nero, se clicchi accanto al pulsante rosso live per minimizzarla, perfetto, grazie. Grazie. Si può quindi le vere sfide, abbiamo detto, rimodulare i livelli produttivi, i piani di turnazione, l'utilizzo dello smart working, vabbè, a parte i soliti ammortizzatori per poter agevolare la turnazione. L'altro è sicuramente è l'ingresso e l'uscita, quindi cercare in qualche modo di non accentrare l'ingresso e l'uscita in azienda in uno stesso momento, anche perché sappiamo che uno dei temi è i mezzi pubblici, per cui evitare gli orari di punti e quindi cercare di fare in modo di modulare gli ingressi e le uscite nel corso della giornata. Infatti riducendo il numero di presenze in contemporanea nei luoghi di lavoro, ma anche banalmente viene richiamata l'esigenza di spostare poi le attività se ci sono uffici che non sono occupati piuttosto che sale riunione, quindi spostare chi ha per quali dipendenti per cui è possibile spostarli in questi uffici non utilizzati o nelle sale riunioni. E i mezzi pubblici, abbiamo già detto che per gli orari, anche nei mezzi pubblici, informare e formare i nostri dipendenti di come poter utilizzare in sicurezza i mezzi pubblici, non solo cercando di allontanarli dagli orari di punta, ma certamente anche informarli su come utilizzarli. Vengono incentivate forme alternative come i mezzi privati piuttosto che navette da parte dell'azienda, piuttosto che all'interno delle città di mezzi alternativi come biciclette o monopatti. Altro quindi qui la gestione entrata dei dipendenti. Qui c'è un punto fondamentale, non solo modulare ma anche garantire la presenza di quei detergenti e segnalarli in posizioni che siano facilmente reperibili sia all'entrata che all'uscita, non solo poi all'interno dell'azienda. Entriamo poi sugli spostamenti interni, perché devono essere limitati, anche le riunioni limitate al massimo se proprio estremamente essenziali, e la formazione, noi sappiamo che la formazione in questo momento non va erogata in un'aula dove possono essere presenti numerose persone, quindi anche qui stare molto attenti a quello che è la mobilità all'interno e le forme di aggregazione. Chiaramente in questo caso, anche se nel percorso delle figure professionali richieda una formazione obbligatoria, si tiene conto della contingenza e questa persona potrà farla dopo terminata l'emergenza e quindi non precluderà la sua possibilità di continuare a svolgere la sua attività anche se quella formazione era obbligatoria. Poi ci sono le gestioni di sicurezza, perché anche la gestione degli interventi. Noi sappiamo che tutte queste azioni vanno gestite e controllate e verificate nel corso poi della durata delle operazioni. Quindi sono tutte azioni che noi dobbiamo verificare, su cui dobbiamo intervenire mentre si svolgerà l'attività. Quindi abbiamo le varie gestioni di persone asintomatiche in azienda, avremo degli interventi se qualcuno dovesse manifestare i sintomi in ufficio e quindi durante l'orario di lavoro. E qui entriamo nel tema che è il quarto tema, secondo me fondamentale e centrale, quello che è la verifica poi di queste azioni messe in campo, di queste azioni che dobbiamo controllare e gestire, e il controllo dei comportamenti, per cui è chiaro che l'individuare le persone che hanno dei ruoli chiave
all'interno dell'azienda, si è parlato di preposti, di dirigenti, il datore di lavoro è centrale e fa sempre da principale responsabile di tutti poi gli altri ruoli. Però identificare quali sono i ruoli chiavi diventa importante proprio per verificare e controllare. Noi sappiamo che è stata prevista la possibilità della formazione di un comitato che vede un comitato di controllo, che vede figure centrali, abbiamo detto dirigenti, preposti, rappresentanti sindacali, e sempre più ha un ruolo centrale il medico competente. No? L'abbiamo visto anche con l'ingegner Simoni, che ruolo ha all'interno delle attività correnti dell'azienda, e l'RSPP. Quindi queste sono funzioni centrali che poi vengono declinate con tutte le attività di cui ci si aspetta. Se non è possibile costituire un comitato interno, verrà predisposto un comitato territoriale. Questi sostanzialmente sono le macro aree e come vengono poi declinate da questo tutorial, che vuole essere uno strumento semplice di supporto e di aiuto alle aziende per poter poi dare queste informative, per formarli e, essendo online, può recepire velocemente gli aggiornamenti in corso d'opera, per poi partire chiaramente in sicurezza. Ultimo, in realtà abbiamo anche predisposto un corso, perché l'abbiamo già detto prima, la grande sfida sono poi le novità sostanziali come il lavoro in smart working, quindi abbiamo predisposto anche un e-learning, un tutorial su quella che è l'attività in smart working, che è fortemente incentivata soprattutto per quelle posizioni che non richiedono una presenza in azienda. Quello che è il tema, adesso vado molto veloce, però i temi fondamentali è che alla base dello smart working c'è la fiducia e la responsabilizzazione reciproca, perché cambia completamente il modello di relazione tra il datore di lavoro e il lavoratore. All'interno del corso ci saranno che cos'è non è smart working, per non confondersi con, per dire, non è lavorare in famiglia, per intenderci, ma poi viene spiegato più nel dettaglio, e come organizzare il proprio ambiente di lavoro in modalità. Termino qua con quelli che sono i contributi che noi in questo momento stiamo dando all'emergenza. Dico solo che l'attitudine di, soprattutto sul territorio del Bresciano, l'attitudine di Maximus è quella di essere una risorsa per le realtà. Quindi cerchiamo sempre di essere dei partner e di poter sviluppare iniziative come questa, estremamente valide e importanti, con tutte le realtà produttive del territorio. Con questo io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione. Se ci sono poi domande con me, per me, volentieri rispondo. Grazie mille per l'intervento. Ci sono, giusto per chiarire, questo servizio che hai illustrato è disponibile online, giusto? Questa checklist. È disponibile online, nel senso che non è sul sito, per dire, è un servizio che noi svolgiamo a catalogo per le nostre aziende partner. Ecco. Perfetto. Perfetto, questo era un punto che non è stato che è stato sollevato. E nel frattempo gli altri relatori stanno facendo un lavoro certosino rispondendo a un gran numero di domande nella chat, quindi li ringrazio a nome degli altri persone che stanno ricevendo quindi risposta puntuale. Procederei al passo successivo, che prevede una breve presentazione da parte mia del CSMT. Riguardo alle tecnologie in questo momento disponibili di cui si sta parlando e che avete sentito probabilmente nominare. Quindi, perfetto. In questo momento dovreste vedere la presentazione. Con questa breve presentazione cosa vogliamo fare? Vogliamo fare un focus su due tecnologie che in questo momento sono tra virgolette la ribalta, quindi il controllo della temperatura corporea e il distanziamento sociale. Iniziamo dal controllo con temperatura corporea, ci sono diverse soluzioni in questo momento. Anzitutto la prima soluzione è l'autocertificazione del dipendente, che dal punto di vista normativo va sicuramente bene, ovviamente tecnicamente manca il vero e proprio controllo, ma dal punto di vista normativo è più che sufficiente.
Altra tecnologia che in questo momento è molto diffusa sono i termometri a infrarossi, molto diffusa nel senso che l'abbiamo visto tutti probabilmente al supermercato in cui viene provata la temperatura, almeno mai è capitato, quei termometri infrarossi. Bisogna considerare che ovviamente hanno una certa tolleranza, quindi circa 0,3 gradi centigradi, e che bisogna dedicare un operatore a, a fare questo lavoro, e deve essere a meno di un metro da colui che entra, e oltretutto sarà sottoposto al contatto con praticamente tutti quelli che entreranno in azienda. Quindi i vantaggi ovviamente sono che è molto facile come utilizzo e il costo è decisamente contenuto. L'altro strumento che in questo momento viene veicolato sono delle termocamere, le termocamere manuali, che non sono nate specificatamente per rilevare la temperatura di una persona, ma piuttosto per rilevare fughe di calore, fughe di sbalzi termici su apparecchiature, su edifici, eccetera, e quindi vengono, tra virgolette, passatemi il termine, riciclate nella maggior parte dei casi per questo obiettivo, quindi la misurazione della temperatura corporea. Il vantaggio di queste termocamere è che sono più precise probabilmente di un termometro infrarossi, la distanza del lavoratore che le dovrà manovrare è maggiore perché lavorano a circa 1-2 metri di distanza, grosso modo, e compensano la temperatura ambientale, quindi hanno una temperatura un pochettino più precisa sul punto del misurato della persona. Lo svantaggio è che non sono tarate proprio per il funzionamento sul volto umano, quindi non fanno un lavoro di accuratezza, di calcolo della temperatura della fronte piuttosto che del mento, piuttosto che dei capelli, vista un po' all'esperienza e all'abilità di colui che le utilizza, perché loro vedono tutto, quindi bisogna puntare esattamente nel punto interessante, capire, fare una misurazione appropriata, sta anche all'abilità dell'operatore che deve essere istruito. Queste telecamere hanno un costo normalmente di qualche migliaia di euro, giusto per darvi un'idea, e l'accuratezza della temperatura misurata è circa il 2% della temperatura del valore misurato puntualmente. Passo successivo sono le termocamere intelligenti, quindi termocamere che abbiano tutto un software, quindi una che possiamo chiamare di intelligenza, collegato ad esse, e facciano un lavoro un pochettino più sofisticato. Cosa vuol dire un lavoro un po' più sofisticato? È che ovviamente parliamo di un prezzo più alto, evidentemente, qui il range di prezzi, la forbice è molto ampia, però vi do un paio di idee su cosa può essere utile considerare qualora stesse valutando uno strumento di questo tipo. Anzitutto è automatico e quindi non c'è bisogno di dedicare un operatore, sia dal punto di vista del costo che dal punto di vista ovviamente del rischio, a manovrare questa termocamera. Le termocamere sono automatizzate, nel senso che normalmente hanno tutte un algoritmo per riconoscere la porzione di volto, quindi dovrebbero essere in grado di, posto la persona più o meno alla distanza di lavoro, identificano il volto. Ci sono diversi modi per poter stimare la temperatura: una volta identificato dove sono gli occhi, la bocca, eccetera, viene riconosciuto il volto della persona e quindi stimato in maniera accurata qual è la effettivamente temperatura della corporea della persona. Ovviamente parliamo sempre di temperatura superficiale della pelle, e viene stimato in maniera molto più accurata, e lo fa la macchina, fa una stima della parte visibile del volto. A tutto questo si possono aggiungere anche servizi aggiuntivi, cioè anche oral face recognition, quindi capire dov'è il volto rispetto allo sfondo, anche un face identification, cioè capire chi è la persona, anche non associarla, lì poi sono tutti lavori in questione di privacy, non associarla a un identificativo di nome e cognome, magari un numero seriale, e quindi poter popolare uno storico quando questa persona si ripresenta all'ingresso con tutte le temperature registrate di questa persona. C'è un riferimento ISO che è il 18484 per l'uso della termografia a infrarossi, e ve lo lascio come norma, ovviamente molto dettagliata.
Aggiungo che anche la termocamera intelligente può anche essere collegata, per esempio, banale, ma a un tornello automatico. Quindi il fatto che la telecamera rilevi la temperatura della persona all'ingresso al di sotto di 37,5 gradi o con tutte le debite tolleranze, come si può programmare, automaticamente apre il tornello. Può anche identificare la presenza di più di una persona, aprirlo su una persona, misurare quante persone passano. Insomma, può essere uno strumento molto sofisticato e utile. Secondo tema è quello del distanziamento sociale. Distanziamento sociale, ci sono alcuni tool per prevenire e monitorare il distanziamento. Alcuni sono braccialetti, sono dei trasmettitori, dei beacon ad attaccare alla cintura, ad attaccare alla giacca, ad attaccare al collo, sono diversi. Possono essere montati nei DPI, come nei caschi, eccetera, e quindi ci sono diverse soluzioni. Detto questo, ci sono delle tecnologie di base su cui si basano, quindi non voglio entrare nel dettaglio come abbiamo fatto anche prima, non entrare nel dettaglio delle singole soluzioni, ma delle tecnologie disponibili. Ci sono due macrofamiglie. La prima macrofamiglia è quella del Bluetooth Low Energy, che è disponibile anche nella maggior parte dei dispositivi mobili, quindi cellulari, che adesso sono in commercio, ed è, diciamo, la più economica entry level. Cosa permette di fare? Permette di misurare la distanza tra due dispositivi Bluetooth Low Energy, quindi uno al polso di un dipendente, uno al polso dell'altro. Qualora costoro venissero a contatto di sotto di una certa soglia, si possono innescare delle azioni. Vibra l'oggetto che uno dei due dipendenti ha, e può anche essere, eventualmente, se questi sistema un pochettino più sofisticato, questa informazione di contatto può essere memorizzata, quindi so che tal giorno, a tal ora, il dispositivo A è andato in contatto con il dispositivo B per tot tempo, e questa è un'informazione molto importante. Tenete conto che la tecnologia Bluetooth Low Energy è una tecnologia che non ha, dal punto di vista dimensionale e di distanza, una grande accuratezza, perché si basa sulla potenza del segnale. Quindi il problema è: se un dipendente, una persona, si mette il beacon in tasca, nella tasca posteriore dei pantaloni, il suo stesso corpo farà da schermo e quindi diminuirà la potenza del segnale. Cosa vuol dire? Che l'altro dispositivo lo vedrà più distante di quello che è. Quindi la misurazione non è estremamente precisa. L'altra soluzione può essere mettere questa soluzione di Bluetooth Low Energy, ci sono, con un sistema di ancore, quindi di punti fissi all'interno dell'azienda, dello spazio, dell'ufficio, di lavoro che vogliamo monitorare, tenere sotto controllo, e queste ancore fanno un riferimento, quindi un riferimento assoluto della posizione dei singoli dispositivi, e mi danno una precisione, un'accuratezza maggiore. Il problema, ovviamente, è che disporre tutte queste ancore è effettivamente costoso. L'altro tecnologia disponibile è l'ultra wideband, è una tecnologia diversa. In questo caso la distanza tra due dispositivi ultra wideband, quindi più o meno stesso ragionamento di prima, ma la distanza viene calcolata col tempo di trasmissione degli impulsi, quindi che l'impulso sia più o meno potente, filtrato o non filtrato, ci sia una persona di mezzo, un foglio o una barriera di plexiglass, non influisce sul tempo di trasmissione, e quindi si può raggiungere, volendo, un'accuratezza inferiore al metro. In questo momento in commercio praticamente tutte le soluzioni ultra wideband necessitano di ancore, quindi di dispositivi fissi all'interno dell'edificio, per poter ottenere la posizione assoluta dei dispositivi stessi. Stanno adesso nascendo, ci sono alcune realtà con cui siamo in contatto, che possono avere dei dispositivi ultra wideband, quindi con un'accuratezza molto alta, senza la necessità di disporre di ancore, e quindi poter mantenere una informazione attendibile di distanza tra le persone, pur senza un impegno economico, e anche non solo economico, ma anche di lavoro, proprio di tempo ampio per essere installate. L'idea cos'è che vorremmo fare nel passare? Oltre al fatto delle due tecnologie che hanno pro e contro, ovviamente, provare a pensare anche al fatto che, se state pensando di inserire questo tipo di soluzione all'interno dell'azienda, ci sono alcune cose che devono essere assolutamente necessarie, quindi rispettare la privacy
dei dipendenti, ma questo ovviamente qualsiasi soluzione troviate per essere sul mercato lo sono, però controllatelo. La cosa molto importante è che ci sia una ricostruzione dei contatti, perché quella è la cosa importante. Se io avrò o dovessi avere in qualsiasi momento una persona che risulta positiva al Covid, posso ricostruire tutti i contatti che io ho avuto all'interno dell'azienda e discriminare quali sono stati per lungo tempo, per più di tot secondi, tot minuti, a una certa distanza e via dicendo, ed essere, avere tutta una mappa delle interazioni che ho avuto e quindi poter agire di conseguenza. L'altra cosa è ovviamente una segnalazione attiva puntuale, cioè oltre a tracciarlo io devo segnalare alla persona che è a una distanza scorretta rispetto all'altro, sono troppo vicini, quindi in che modo lo posso fare? Ce ne sono diverse soluzioni, può vibrare, accendersi un LED, segnalazione sonora, però queste diciamo sono le cose necessarie per poter installare, perché questi strumenti, queste soluzioni abbiano senso. Però pensando di dover fare un investimento economico di tempo per una soluzione di questo tipo, può avere senso anche pensare a soluzioni più complete che possono permettere di avere anche, che non risolvono soltanto il problema attuale, ma possono aprire a applicazioni diverse e essere utili nel momento della ripresa. Quindi per esempio soluzioni che possono avere un software un pochettino più sofisticato che permetta di definire delle aree specifiche all'interno dell'azienda può essere interessante, perché a quel punto io posso sapere se una persona è entrata in un'area che non, a cui non doveva avere accesso, tenerne traccia o avvisarlo che era in un'area in cui non potrebbe avere accesso. Lo stesso per esempio per una ditta esterna che viene a fare dei lavori temporanei, si possono fornire questi dispositivi e monitorare il loro movimento all'interno dell'azienda ed essere sicuri che non vadano in zone in cui non possono avere accesso o se lo fanno avere traccia che ciò è accaduto. Inoltre dispositivi di sicurezza in generale, quindi tutti questi dispositivi possono avere accelerometri e giroscopi all'interno, quindi sapere se una persona ha avuto, c'è stato un evento traumatico, se c'è una persona a terra, inviare allarmi di questo tipo, in casi di questo tipo, oppure elementi più sofisticati, rilevare anche parametri vitali, alcuni di questi permettono addirittura di misurare puntualmente la temperatura del lavoratore, entro che ho 36,8 e a metà pomeriggio sono a 38 di febbre, succede. Alcuni di questi dispositivi possono intervenire e intercettare l'eventuale cambio di temperatura perché sono a contatto con la pelle. Quindi l'idea è, ci sono delle tecnologie base, ci sono delle funzioni necessarie che devono essere presenti qualora vogliate implementare delle soluzioni di questo tipo, ma se dobbiamo implementare soluzioni di questo tipo, tanto vale, secondo noi, pensare a una soluzione un po' che possa essere più di lungo termine, di lungo respiro, che non risolva soltanto gli obblighi di legge a cui in questo momento siamo sottoposti, ma permetta anche di avere una, diciamo, dell'utilità anche una volta che questa emergenza Covid sia finita. Ho cercato di essere il più rapido possibile, lasciamo a questo punto spazio alle domande e alle risposte. Adesso devo riprendere controllo della situazione, perfetto, quindi veniamo con questa slide. Nel frattempo ci sono state altre domande di cui non ho preso nota perché stavo facendo in fase di presentazione, perfetto, grazie. Ci sono parecchie domande che sono state aggiunte in questo momento, siamo su circa 150 domande, quindi molte di esse sono state evase dai relatori precedentemente. Allora, vediamo un attimo, non so se voi nel frattempo avete visto alcune domande di particolare interesse che volete condividere, altrimenti mi ero segnato alcune che però penso che avete già evaso, ma le faccio lo stesso perché secondo me sono possono essere interesse comune. Allora, una di queste è fondamentalmente come bisogna operare nel caso di un lavoratore positivo, ovvero ci sono delle regole per le quali il lavoratore positivo può rientrare, in che modo può rientrare e se lui non è stato positivo, ma è stato positivo un suo parente stretto, come deve operare? In questo si innesta anche il fatto della privacy,
perché potrei venire a conoscenza di queste informazioni in maniera non ufficiale e quindi immagino come mi posso comportare, immagino un'azienda magari che non fa 2000 dipendenti ma ne fa di meno, che può essere a contatto e a venire a conoscenza degli accadimenti delle singole famiglie, sapere che il suo parente prossimo di uno dei lavoratori ha avuto dei problemi col Covid, in questo caso come ci deve comportare dal punto di vista dell'ammissione in azienda, probabilmente anche dal punto di vista della privacy. Lascio questa domanda un po' aperta, non so se qualcuno di voi vuole. Immagino debba rispondere io. È un ottimo candidato. Ok, parto. Allora, la situazione del Covid sicuramente positivo è la più semplice, nel senso che viene gestito direttamente da ATS, che dopo 14 giorni o comunque minimo 14 giorni e 10 di cosiddetta clinica silente, quindi senza sintomi, provvede ad eseguire un doppio tampone a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. In caso di doppia negatività, il lavoratore è liberato dalla quarantena, è dichiarato clinicamente guarito e deve solo passare dal medico competente per la ripresa dell'attività lavorativa. Quindi è la situazione più semplice. Meno semplice è la situazione dei cosiddetti contatti stretti, anche perché contatto stretto viene ritenuto chi, io non riesco a vedermi a schermo, però voi mi vedete? No, in questo momento no, c'è ancora la slide. Okay. Quindi stavo dicendo, contatto stretto è colui il quale è a distanza meno di un metro per almeno 15 minuti al giorno, oppure ha fatto un viaggio in automobile insieme, senza protezioni ovviamente stiamo parlando, di almeno 15 minuti. Persona con la quale c'è stato prevalentemente magari anche uno scambio, un abbraccio, una stretta di mano, qualcosa del genere, per cui è persona che il Covid in regalo. Questa è la situazione più complicata, nel senso che attualmente è sempre andata così, nessuno ha ricevuto un tampone, mentre sarebbe stato più che opportuno farlo. È stato consigliato, ma non imposto, un isolamento, cosiddetto isolamento fiduciario, quindi estraniarsi da tutto e da tutti, soggiornare in una stanza singola con un bagno dedicato, farsi portare il cibo sulla soglia della porta e non avere contatti praticamente con l'esterno. Sappiamo benissimo che questa situazione non sempre è attuabile. E infatti è stimato che buona parte dei contagi comunque avvengono tuttora nelle mura domestiche. Circolare di Regione Lombardia del 21 di aprile cita così: allora, pazienti in isolamento domiciliare fiduciario, soggetti che presentano sintomatologie simili influenzali, si tratta di un numero elevato di soggetti che sono stati monitorati dai medici di medicina generale, perché dimenticavo, c'è l'obbligo di avvisare il medico di medicina generale, per i quali non è stato possibile effettuare il tampone naso-faringeo per ricerca di RNA virale. È stato evidenziato dall'Istituto Superiore di Sanità l'opportunità di valutare l'allungamento del tempo di osservazione dei sintomi da 14 a 21 o meglio 28 giorni. Era quello che vi avevo già detto prima. E praticamente, stante l'attuale indicazione di non utilizzo di sé, ciò al fine di attuare un comportamento prudenziale laddove non vi sia la possibilità di sottoporre tutti i soggetti all'esecuzione di test per la ricerca del coronavirus, stante l'attuale indicazione di non utilizzo dei test sierologici per indicare un soggetto guarito e non più infettivo. In parole povere, non gli fanno un tampone di controllo, potrebbe fare la ricerca degli anticorpi,
salvo che la ricerca degli anticorpi è partita il giorno 23 e avviene a chiamata di ATS. ATS dovrebbe anche chiamare queste persone che sono stati contatti stretti e non sappiamo se si sono positivizzati o meno, perché comunque il medico di medicina generale dovrebbe averlo segnalato su un'apposita piattaforma di ATS come sospetto Covid positivo. Quindi, in sostanza, ad oggi, domani magari cambia tutto perché prendono a fare i test, il sistema va a regime e cambia tutto. Se la persona ha fatto i 28 giorni di isolamento e non ha alcuna sintomatologia da almeno 14 giorni, è considerata guarita. Speriamo. Se in futuro, che si spera prossimo, perché in realtà è già partito questo screening, ci sarà la possibilità di avere il test anticorpale, ben venga. Quindi avremo il test anticorpale. Ci sarebbe, e qui è la confusione totale, pressa circolare, si scrive: conclusa la sorveglianza con sintomatologia assente da almeno 14 giorni, il medico di medicina generale richiede all'ATS l'esecuzione di un tampone nasofaringeo per la ricerca del coronavirus. Con risultato negativo si conclude l'isolamento fiduciario con ripresa dell'attività lavorativa. Nella stessa circolare, da una parte ti dice saranno chiamati per fare il test sierologico, dall'altra parte ti dicono il medico di medicina generale chiede il tampone. Vi assicuro che queste circolari che arrivano giornalmente sono deliranti, perché dicono nella stessa circolare tutto il contrario di tutto. Per questo vi dicevo, il tampone positivo è il più facile da gestire, perché arriva sicuramente lì. Voglio concludere dicendo che a questo punto, nell'impossibilità di avere il test, nella difficoltà di avere il tampone, la persona con sintomi simili influenzali, magari veramente era una banale febbricola o qualcosa, se si fa 28 giorni di isolamento è sicuramente guarito e non infettante. Perfetto, è stata una risposta chiarissima. Ricordo, allora, molte delle domande in chat sono state risposte direttamente dai relatori, che ringrazio ancora per il lavoro fatto durante le presentazioni, e penso che abbiano avuto la maggior parte della risposta che cercavano, e quindi anche dei feedback positivi li condivido con tutti, e quindi penso che siano tutti soddisfatti. Ricordo sempre, perché è una domanda ricorrente, che questo video sarà disponibile e sul sito della Camera e sul canale YouTube del CSMT, e tutte le presentazioni in formato documentale saranno disponibili sul sito della Camera e aggiornate di conseguenza. Darei la parola a questo punto, visto che tutte le esposizioni sono finite, al Presidente Saccone per fare un po' il punto della situazione. Grazie. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare i partecipanti a questo webinar, ringraziarli perché sono stati veramente molto bravi, molto efficaci, credo abbiano dato una chiarificazione a tutta una serie di aspetti, anche con grande concretezza rispetto alle problematiche che poi sul posto di lavoro gli imprenditori incontrano e quindi devono risolvere. Quindi è stato un quadro molto chiaro e indicazioni di soluzioni altrettanto chiare. Quindi grazie ancora, un corso di livello eccellente. Volevo approfittare della platea che ci sta ancora ascoltando, ringraziandola della pazienza e rubando gli ultimi 5 minuti, per dire che la Camera di Commercio in queste settimane ha lavorato su due aspetti che secondo noi sono la vera criticità dei prossimi giorni, delle prossime settimane. Uno era appunto la ripartenza
basata sul rispetto dei protocolli sanitari e quindi sulla garanzia della salute sul posto di lavoro. Obbligo morale, ma è obbligo anche sostanziale, perché è il presupposto per poter riprendere l'attività tranquillamente anche di fronte a eventuali controlli delle autorità. L'altro aspetto importante che secondo me le aziende si troveranno ad affrontare, si stanno trovando ad affrontare ancora di più nei prossimi giorni, è il tema della liquidità. Per cui non è un caso che abbiamo cercato di dare una risposta al primo tema con questo progetto che ho già illustrato e quindi non ripeto, e abbiamo avviato un secondo progetto che riguarda una indagine sui fabbisogni di liquidità delle imprese bresciane attraverso un questionario guidato anonimo che potrete trovare sul sito della Camera di Commercio. È di grande interesse e io invito, ed ecco perché ho detto approfitto della presenza di tante aziende per sollecitare la partecipazione a questa indagine, perché rappresenta secondo me un'occasione importante per la Camera di Commercio per avere delle informazioni anche di tipo quantitativo in grado di orientare le proprie azioni di indirizzo economico e di aiuto economico alle imprese. Saprete che sono stati deliberati due bandi molto importanti che consentiranno un afflusso di oltre 5 milioni di contributi a fondo perduto alle imprese bresciane. Altri ne seguiranno, uno l'ho annunciato in premessa, l'ho chiamato bando sanificazione. Abbiamo bisogno di capire quali sono le problematiche e dove indirizzare le risorse, per cui la partecipazione a questa inchiesta è per noi molto importante. Da un altro lato rappresenta anche una prima occasione di rapporto diretto della Camera con le imprese del territorio, con uno strumento rapido, molto semplice, molto efficace e se utilizzato da parte vostra potremmo implementare anche in futuro per acquisire tutte quelle informazioni che ci possono consentire di essere veramente efficaci nella nostra azione di supporto all'economia bresciana. Quindi detto questo, ringrazio ancora tutti sia per la qualità dell'esposizione e ringrazio i partecipanti per aver aderito alla nostra iniziativa così numerosi e vi auguro un buon lavoro soprattutto a partire da lunedì prossimo, dove riprenderemo in pieno tutte le attività e, come abbiamo detto, aspettavamo questo momento da molto tempo e io credo che riprendere le nostre, rientrare nelle nostre aziende, riprendere le nostre attività sarà un momento molto, molto importante. Grazie ancora e alla prossima. Arrivederci, grazie. Grazie Presidente Saccone, grazie a tutti i partecipanti, anzitutto a tutti i relatori che rinnoviamo il ringraziamento per il lavoro svolto nei giorni passati e per la rapidità e la solerzia con cui hanno risposto ai nostri quesiti per organizzare tutto questa giornata che speriamo sia stata utile a tutti. Troverete di nuovo il materiale online e quindi questo è soltanto, come ricordavamo, il primo step, adesso inizia il lavoro vero. Quindi ringrazio ancora tutti e possiamo chiudere qui il webinar. Va bene? Arrivederci a tutti, buona giornata. Grazie, ciao.